Questo programma è offerto da Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante Calzature. Indossa la qualità. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Vesicchio Punto Gol del lunedì. Buonasera a Marco, ad Emanuele Maiese. Ho detto Marco perché il nostro regista si chiama Marco Maiese, quindi è uscita una foto di Webb, chissà perché. Webb è l'arbitro che ha diretto la sfida tra la Juventus e la Fiorentina. Chissà, qualche sorpresa da parte della regia, non lo so. Dicevo, Marco Maiese, l'uomo che ha rischiato di far saltare praticamente il campionato di promozione, perché con un suo gol l'altro ieri sabato ha battuto da solo, diciamo, tutta la squadra. No. Ha battuto il Valdiano di Tudisco, però il Ponte Cagnano non ha approfittato. Finita 0-0 il Ponte Cagnano col Temerari. Se no il Valdiano erano a pari punti e poi era tutto da giocare. E adesso com'è la situazione? A più due il Valdiano. Sì, secondo te come finirà? No, vince il Valdiano facile. Adesso vince, il campionato e il calendario a favore. Sì, ha tre partite molto più abbordabili del... Ecco, vediamo, Maiese affonda la capolista Valdiano, anche il titolo, il titolone che ti sei meritato. Lui è per metà della Gelbison, o meglio, per intera della Gelbison, non mi sbaglio. Sì. Quindi è un giocatore della Gelbison nella giornata in cui la Gelbison ha piegato in maniera strepitosa il Taranto con un roboante meritato 3-1. Buonasera al Deus ex machina del calcio di Vallo, che è Maurizio Puglisi. Buonasera a tutti. Una volta era il giudice greco, vero? Lo è ancora. Sì, lo è ancora, però oggi diciamo il personaggio con il quale si identifica comunque il calcio a Vallo è Maurizio Puglisi. Vabbè, penso che lui è la storia, fa parte della storia della Gelbison, quindi il paragone è arduo, anche per il rispetto che nutro, quindi non potrei mai superarlo, insomma, per passione, per presenza nella Gelbison. Sì, è una vita che sono appassionato di calcio, prima della Gelbison e poi di calcio. Quindi effettivamente è nel mio cuore, come la mia città. Diciamo che un po' la svolta di questa tua posizione può essere stata quando hai creato il comprensorio. Cioè io penso che quello sia stato lo spartiacque tra il tifoso Maurizio Puglisi e l'uomo di calcio per il Cilento Maurizio Puglisi, o mi sbaglio? Io da piccolo ho militato nella Gelbison, ho giocato nella Gelbison, ho ricoperto vari ruoli. In quella fase temporale ho cominciato a occuparmi di incarichi dirigenziali e quindi il calcio era un poco sparito a Vallo. La Gelbison ormai era, se non sbaglio, in promozione, però in cattive acque. E quindi ho ripreso la Gelbison da presidente quell'anno. Ricordo 2-3 giorni prima del campionato. All'epoca c'era anche l'impossibilità di far viaggiare i camion il sabato, se ricordi, e quindi il campo era distrutto e nella nottata arrivano i camion di sabbia per rullare il campo prima della partita. Quindi cominciamo con l'amico Passaro come allenatore e quindi comincio quella sfida epica con l'Acropoli, che già era partita come una corazzata per vincere il campionato, e noi gli rendemmo dura la vita fino all'ultima giornata. Tanto è vero che il 5 aprile del 2002 è stato il record di tifosi di presenze al Guariglia, 2210 paganti. Sì. Con il compianto di Luccio, che era il presidente. Sì, un grande amico. Anche se c'era questa e c'è tuttora questa rivalità, che dico più è una stracittadina più che un derby, perché Acropoli e Vallo devono fare sistema, quindi è una cosa importantissima. Quindi tra le dirigenze, in special modo con Di Luccio, c'era un'amicizia fraterna
e quindi era bello incontrarsi nei derby. Infatti stava più a Vallo che ad Agropoli. Sì, 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 ci incontravamo a cena, quindi... E da allora è nata questa idea, da quel campionato, poi di creare, di allargare un poco, perché Vallo da sola non riesce a portare avanti un discorso calcistico. E approfittando del fatto che la Gelbison appunto ha questo nome che è simbolico di un territorio, ci venne l'idea, a me in particolare, di creare questo comprensorio. E quindi facemmo fare la delibera a 10 comuni che sono del comprensorio Gelbison, che la squadra non era solo di Vallo ma era di tutti questi 10 comuni. E cominciamo questo discorso di scuole calcio, di in tutti i comuni col marchio Gelbison. Diciamo che era un progetto sociale e politico, cioè attraverso il pallone cercavamo pure di unire questa comunità, anche perché rispetto ad Agropoli, dove la città è più concretizzata, cioè nel senso chi è di Rutino, chi è di Torchiara, addirittura di Perito, sente Agropoli come appartenenza. Invece noi ancora viviamo un isolamento rispetto ai paesi attorno a Cintura di Vallo che non riescono a integrarsi e noi non riusciamo ad accogliere in un unico comprensorio. Il calcio voleva essere un veicolo di questo tipo. Però regge ancora, secondo me, perché se si considerano, il progetto regge secondo me, perché se si considerano che negli ultimi tempi, anche in Serie D, questo è il terzo anno consecutivo, sì, della seconda tranche del Gelbison in Serie D, gli under sono quasi tutti del comprensorio. Sì, effettivamente già da allora abbiamo fatto questo discorso, perché un altro scopo importante per la Gelbison era quello di dare un senso e quindi creare un vivaio e dare la possibilità, salendo di categoria, ai giovani del posto di avere una realtà vicina nella quale misurarsi e poter emergere. E quindi è fondamentale per la nostra missione quella di attingere prima di tutto sul vivaio del comprensorio e dell'area cilentana. Maiese è un esempio. La Junior S, quella di due anni tipo, fa, di cui Maiese era, sì, protagonista. È un bomber. Sì, era, sì, difatti, la cartina di tornasole di quel, sì, progetto, sì, che, sì, tu vorresti avanzare, sì, ma all'epoca. Lui già da piccolino con me ha cominciato, poi purtroppo ha avuto, forse a volte quando poi i procuratori, situazioni si mettono addosso e quindi l'hanno un poco sviato e creatogli anche un danno, perché lui si fece male in un provino che non aveva nessun significato a Torino e si fece male ai legamenti del ginocchio e quindi quell'infortunio ha condizionato la sua carriera fino a questo punto. Spero che riprenda perché è un attaccante fortissimo. Non dico, la Juniores della Gelbison che ha vinto due anni fa il campionato, sì, era, diciamo, il frutto di quel progetto. Sì, tanti abbiamo attinto, certo, era la base, veniva da quella scuola calcio, esatto, che infatti in qualche modo poi è stata smantellata, perché come è stato smantellato il comprensorio e quindi abbiamo un po' rovinato il lavoro fatto, però è rimasta l'esperienza, perché quello che di più posso attribuirmi è quello che io ho cominciato a sognare. Era da ragazzo che sognavo per esempio un campo in erba a Vallo della Lucania, sognavo di organizzare una società come una società professionistica, per cui il campo in erba è stato fatto in collaborazione con l'ASL, col comune e con la Gelbison, e quindi facevamo tutto noi, insomma, dal giardinaggio di tutto il sistema organizzativo. Ricordo che abbiamo dato la mentalità alla squadra, no? Cioè il fatto di avere la possibilità, sì, di distribuire il materiale, di avere un magazziniere, di lavare noi la roba, di distribuirle ai giocatori, insomma, un modello professionista. Da allora abbiamo cominciato a non avere nulla da invidiare ad un club di serie superiore e i risultati si vedono, perché noi non spendendo molto, questo è il terzo anno, oltre, diciamo, la prima esperienza e poi l'anno dopo fu fallimentare, purtroppo sono ritornato, abbiamo comprato il titolo, diciamo, dal Serre al Burni, proprio per non impelogarci di nuovo nel campionato di eccellenza, che è dispendioso e non molto, diciamo, meritocratico, no? Perché non ci sono molte garanzie, devi affrontare sempre squadre nel napoletano che condizionano un poco, quindi o fai uno squadrone come è stato all'epoca che abbiamo unito le forze Agropoli e Vallo, perché il campionato che ha vinto Vallo lo ha vinto insieme ad Agropoli, questo bisogna dirlo. Cioè, no, non solo, cioè, noi quando siamo scontrati nell'anno precedente, l'Agropoli quando è in difficoltà economiche, per cui noi lasciamo i migliori dei nostri e prendiamo, sì, i migliori, sì, dell'Agropoli, tra Coppola, e poi prendiamo l'allenatore Santo Susso, il mago, e facciamo uno squadrone, e con quello squadrone stravincemmo il campionato, oltre 70 punti. Sì, dire,
tutti i record. Poi si cambiò, si volle cambiare, insomma, il primo anno andò bene, il secondo finì. Adesso ho mostrato una foto, Marco, mostrato una foto di domenica. Sì. Di domenica scorsa, dello spogliatoio di domenica scorsa, che è un po' emblematica del momento che comunque vive la Gelbison. Sì, noi siamo, cioè, non è da sottolineare molto che noi stiamo compiendo il terzo miracolo. Cioè, noi abbiamo fatto 3 anni di interregionale senza fare i play-out, cioè salvandoci senza fare i play-out. Addirittura anche quest'anno stavamo lì per il secondo anno facendo, come dicevi tu, i play-off. E quindi è importante, quella foto rappresenta proprio lo spirito della società e della squadra. Solo con quell'entusiasmo, con quel gruppo unito, facendo appunto un gioco di squadra che non si limita agli 11 che vanno in campo, si riescono ad ottenere questi risultati. Noi ieri abbiamo stravinto con una corazzata dal punto di vista economico, di realtà, una città come Taranto, potevamo vincere 4-1. E il divario sembravamo noi la prima della classe, non certo il Taranto. Io ho letto gli articoli quindi, da Taranto, sì. E quindi, quindi puoi immaginare, è una partita che ci ha entusiasmato, siamo orgogliosi. Buonasera ad Emanuele Sicignano, fresco ieri sera, manifestazione a Caturo. Grande le file di moda abbiamo fatto, con ospiti d'eccezione Gianni Marino direttamente da Made in Sud, Roberto Carlizzi da Scottane, abbiamo fatto circa 300 persone, una bellissima discoteca che è il Branco Club, grande successo, un grandissimo successo. Buonasera ad un tevettizzato Antonio Pesca. Buonasera a tutti intanto. Cosa tevettizzato, tevezzizzato, Diciamo insomma un ammiratore di Tevez, vabbè insomma quello è il mio, anche perché meno male ad averlo Tevez in questo periodo, altrimenti saremmo molto molto più in giù in classifica. Buonasera Giacomo Cacace. Buonasera. Che è un pivot, dico bene? Quasi. Perché quasi? Un'ala, un gradino dietro, via. Perché poi il pivot diventa ala. È troppo più alto, il pivot è ancora un po' più alto il pivot. E a Luca Antonietti, buonasera, buonasera Luca, che invece è un? È sempre un'ala, come lui. E le due ale? Sì. Che, dell'Agropoli di basket che ieri ha vinto a Lanciano. Però non sono, Antonio, come Liechtensteiner e Asamoah, le due ale della Juve, no, mi sbaglio. Assolutamente no, anche perché il colore è totalmente i telespettatori non possono vederli perché sono seduti, ma se si alzassero in piedi darebbero l'idea di cosa vuol dire giocare a basket. Che, Giacomo, che ambiente c'è ad Agropoli questo periodo? Domenica c'è la Scafati. Domenica c'è il derby. No, un ambiente sereno. Ieri abbiamo vinto una partita difficile perché siamo andati sotto il primo tempo, le prime due frazioni eravamo sotto, però siamo riusciti a dare una scossa alla partita e siamo riusciti al terzo e il quarto a portarci avanti e mantenere questo vantaggio fino alla fine. Luca, tu è il primo anno che sei ad Agropoli, invece sì. Giacomo è il secondo. Il mio è proprio il primo anno che sto fuori di casa. Perché comunque è il mio primo anno da senior e non avevo mai fatto questo tipo di campionato. Tu che anno sei? 94. E Agropoli te lo aspettavi così? Come te lo aspettavi? Quanto ti hanno chiamato? No, sinceramente non mi aspettavo di trovare un ambiente così bello e sereno. Una realtà comunque bellissima. Anche non solo il campo, tutti i dirigenti, i giocatori, ma anche fuori l'ambiente, ho trovato un ambiente spettacolare. Poi non pensavo di trovarmi così bene subito. No. Quindi benvenuti e al poi, sud. Sì. Sì, sì. A parte gli scherzi, poi ci sta poi Giovanni Petrizzo. Sì. Che, sì, alla fine cioè è come se fossimo a casa, per come ci tratta lì al ristorante. Al vecchio mulino. Sì. E tu sai che Giovanni Petrizzo è stato un grandissimo commentatore di basket televisivo, lo sapevi? Ah sì, no, non lo sapevo. È il primo ad Agropoli a commentare il basket. Mm. Sì, so che è un gran sostenitore. A parte non lo sapevo, è stato un grande commentatore cestistico in TV, quindi molto molto bravo. Se ti fa ascoltare qualche telecronaca che lui faceva negli anni Ottanta, sono curioso. Davvero molto bravo. Ecco, domenica affrontate questo Scafati che viene dalla Serie A, non mi sbaglio.
Quindi già all'andata eravate andati lì e avete preso una brutta scoppola. Una brutta batosta. Domenica invece Scafati troverà una grande, grande atmosfera, mi sbaglio. Sì, senza dubbio, una grande atmosfera e secondo me anche una squadra cresciuta sotto il livello mentale. Noi ci vedo cresciuti, diciamo, sotto questo aspetto rispetto all'andata. Quest'anno il coach Paternoster può disporre di una squadra molto più giovane rispetto all'anno scorso. Sì, senza dubbio, una squadra molto più giovane perché si conta, sono solo tre, tra virgolette, veramente grandi che arrivano ai 30 anni. Noi altri ci abbiamo tutti 22 anni più o meno. E poi una squadra, secondo me, rispetto all'anno scorso anche molto più lunga, la panchina molto più lunga, può disporre di 10 giocatori. Adesso state al terzo posto? Secondo. Al secondo, dietro Scafati, che è primo che viene ad Agropoli domenica. Esatto. Ma come si snocciola, perché poi i telespettatori ce lo chiedono sempre, come si snocciola il dopo prima fase? Adesso finisce il campionato, poi che succede? Niente, poi succede che per arrivare a giocare 30 partite si effettuerà la cosiddetta, così l'hanno chiamata, fase orologio, che bisogna scontrare le due squadre che ti precedono, le due squadre che ti stanno dietro. E con le due squadre che ti precedono devi andare a giocare fuori casa, e in casa affronti le due squadre che ti stanno dietro in classifica. Dopodiché, stilata la classifica, si faranno i play-off. Luca, le prime otto entrano nei play-off. Le prime otto. Luca, venite anche dall'esperienza della Coppa Italia molto molto positiva, nonostante poi proprio sul rush finale siete usciti contro una squadra che andrà a fare la fase finale nazionale. Il Latina ha vinto la Coppa Italia nella... Quando è stato? A marzo? Sì, marzo. A inizi di marzo ha vinto la Coppa Italia della DNB, quindi comunque abbiamo affrontato una grande squadra. Noi siamo contenti così, il primo anno che l'Agropoli arriva a fare una fase di Coppa Italia. Noi purtroppo siamo usciti in semifinale, però cioè, ci stava alla fine. Avremo modo di parlare ancora naturalmente del basket e della partita di sabato prossimo, di domenica prossima. Andiamo invece a vedere che cosa sta succedendo in Serie B, dove l'Avellino praticamente è a fasi alterne, vince in trasferta, perde in casa. Vediamo il quadro completo: Brescia-Spezia 0-2, Cesena-Juve Stabia 1-0, Crotone-Bari 0-0, Empoli-Regina 4-0, Modena-Latina 4-0, Novara-Carpi 1-0, fuori casa Cittadella-batte Padova 4-0, fuori casa Palermo batte Pescara 2-1, Ternana e Lanciano 1-1, il Siena nell'anticipo di venerdì ha vinto sull'Avellino 1-0 e Trapani-Varese 1-1. La classifica che vede l'Avellino, vediamo, un po' più indietreggiato e lontano un po' dai play-off. Palermo 59, ormai promossa, Empoli 50, Lanciano 48, Cesena, Trapani e Crotone 46, Siena, Latina 45, Avellino 44, Spezia 43, Pescara 41, Modena 40, Ternana e Carpi 39, Brescia 37 con Varese, Bari 36, Novara 34, Cittadella 29, Padova 26, Regina 25, Juve Stabia 15 punti. Vediamo com'è andata Avellino-Siena con la vittoria del Siena e un gol di Rosina. Fabbri di Cesena, che succede davvero poco nei primi 20 minuti. Il primo tentativo verso la porta è di Schiavoni, più veloce ad arrivare sulla seconda palla, tiro però facile per Terracciano. Partita fisica equilibrata, non succede praticamente nulla di tiri in porta da qui in poi, soltanto ipotesi. Al 38esimo il calcio di punizione sempre di Schiavoni, ci mette i pugni Terracciano, che rinvia il pallone e in mezzo a una partita piena di falli ci rimette il capitano Angelo D'Angelo, che è costretto a lasciare il posto ad Angiulli. E al 46esimo arriva la prima vera occasione, è del Siena con Feddal, sinistro fortissimo sul quale Terracciano si rifugia in calcio d'angolo. Prima vera occasione la creano gli ospiti con il marocchino Feddal, ma si va al riposo sullo 0-0. Al quarto minuto, dopo un'ora di gioco, la fotografia della partita è questa punizione di Schiavone, lenta e lontana dalla porta. Al sesto invece
cross di Pulsetti, doppia deviazione, non ci arriva neanche Rossetti, è facile per Terracciano. E poi al nono minuto si sveglia l'Avellino, lancio di Izzo che innesca Galadino, bravissimo la manna a negare il vantaggio alla squadra di casa. È la prima vera palla gol per la squadra di Rastelli, grandissimo anticipo di Izzo, esce male la difesa del Siena, Galadino non riesce però a segnare il suo undicesimo gol stagionale. E allora in una partita che rimane bloccata, non può che sbloccarla una palla inattiva, la sblocca al 18° Alessandro Rosina, sinistro nell'angolino basso che finisce in fondo al sacco, gesto del ciuccio per Rosina diventato da poco papà, ma sulla sua punizione Terracciano è in colpevole ritardo. 11° gol stagionale per Rosina che porta in vantaggio il Siena. Allora si gioca la carta Castaldo, Rastelli gli lascia il posto a Rini. Castaldo cercato da Zappacosta con questo cross, esce la mano, adesso ovviamente l'Avellino prova a spingere, pericoloso anche con questo colpo di testa di Fabri, non ci arriva per un soffio Izzo. Al 28° ancora un cross di Zappacosta, ci mette le mani la mano e poi Millesi calcia malissimo, alto sopra la traversa. Al 32° la risposta del Siena con questa girata di Rossetti, c'è anche deviazione del difensore, il pallone finisce fuori. E poi al 41° ancora Izzo con il sinistro, fa muro Fedal che evita l'1-1. E poi al 94° la punizione di Ciano, ci mette le mani la manna, è una parata che regala il successo al Siena, terza vittoria consecutiva per l'Avellino, il Partenio continua ad essere un tabù. Sì, è proprio un tabù il campo del Partenio per l'Avellino. Intanto in un anno la Juve Stabia, da marzo l'anno scorso a marzo quest'anno, 70 gol subiti e 24 sconfitte. Sono numeri impietosi che condannano purtroppo le Vespe. Vediamo come hanno perso Cesena. Un punto nelle ultime tre partite per il Cesena che ospita la già quasi condannata Juve Stabia. La prima azione d'attacco è proprio per la squadra romagnola con la conclusione da fuori, parata però facilmente da Benassi. La risposta della Juve Stabia al 18° minuto con questo contropiede, Sou sulla destra carica il destro, la palla però è larga sulla destra di Koser. La risposta del Cesena al 33° minuto, De Feudis che allarga sulla destra per D'Alessandro, la palla buona ancora per il suo capitano, il cross al centro, Marilungo va in anticipo sul primo palo ma non trova la porta di Benassi. 42° minuto, in avanti invece la Juve Stabia con Zampano che si accentra dalla fascia di destra, arriva fin dentro l'area di rigore, prova il diagonale, trova però la parata di Koser. Nella ripresa le due squadre aumentano il ritmo, qui gran numero di Marilungo che si libera di Ghiringhelli, il fallo inizia fuori dall'area di rigore, non per l'arbitro però che assegna la massima punizione. Cade qui Ghiringhelli, si porta per terra anche Marilungo, dal dischetto va Emmanuel Cascione, destro precisissimo all'angolino dove Benassi non può arrivare, terzo gol stagionale per il centrocampista del Cesena, la squadra di Bisoli che all'11° si porta in vantaggio. Prova con i cambi a cambiare la partita Braglia, entra anche Baraglie all'11° minuto. La Juve Stabia nel finale attacca alla ricerca del pareggio, entra anche Falco, qui il suggerimento in area di rigore, si gira So, ma trova la grandissima risposta di Achille Koser. Ancora però la Juve Stabia in avanti, 36° minuto, Mezzaville in area, gran movimento di Alisou col destro, non trova la porta il giocatore del Gambia, grandissima occasione per la Juve Stabia. Poi il Cesena vicinissimo al raddoppio nel finale, colpo di testa quasi a botta sicura di Alejandro Rodriguez che non trova però la porta sul cross di Guido Marilungo. Marilungo che qui subisce il fallo proprio di Baraglie, è durata 27 minuti la partita del giocatore della Juve Stabia, finisce 1-0 per il Cesena. Il prossimo turno della cadetteria, andiamo a vedere come si giocherà domani, si gioca perché c'è questo turno infrasettimanale, tanto è vero che domani gioca anche la Serie A, domani sera c'è Roma-Torino, poi mercoledì tutte le partite e il posticipo di giovedì. Bari-Cesena, Carpi-Avellino, Cittadella-Brescia, Juve-Stabia-Padova, Lanciano-Crotone, Latina-Pescara, Novara-Ternana, Palermo-Siena, Regina-Modena, Spezia-Trapani, Varese-Empoli. Maurizio, brevemente, questa divisione fra le due
fra le due leghe, la Serie A e la Serie B, che si sono staccate, ormai viaggiano non più di pari passo. Secondo te è stato un bene o un male per il calcio? Ma bisogna vedere il punto di vista, se dei diritti televisivi, chiaramente, perché in Serie A ci sono interessi più, piazze molto grandi, e quindi si può beneficiare, anche con l'Unione si beneficiava. Però può essere nell'autonomia, c'è cioè la Serie B, come sta spostando i turni, quindi far crescere anche l'interesse, diversificando dalla Serie A, che ormai non ha un giorno fisso, quindi tra anticipi, posticipi. Chiaramente è un campionato che comunque è difficile, perché costa, comunque, quello di Serie B, sì. E ha molta concorrenza da parte della Serie A, insomma, quindi è un campionato difficile da fare. Antonio, voleva aggiungere? Condivido pienamente, effettivamente si sono ritagliati un giusto spazio per dare interesse a una cadetteria che poi è forse per tanti versi anche più interessante della Serie A. Escluse le prime due squadre e tolte le ultime quattro, tutto il resto sono racchiusi in 12 punti, quindi basta due vittorie o due sconfitte per essere in zona retrocessione o in zona playoff per andare in A, quindi è molto interessante come campionato, e tra l'altro esprime anche dei valori tecnici non indifferenti. Emanuele, secondo te se vince la Coppa Italia la Salernitana e la Coppa del Nonno è un traguardo importante? Secondo me comunque è sempre è una cosa importante da vincere la Coppa Italia di Serie B, di Serie A, di Serie C. Comunque è sempre un bel traguardo per qualsiasi giocatore che può allegare nel suo curriculum. La Salernitana nell'andata, mercoledì scorso, ha battuto il Monza. Vediamo il gol ripreso dai tifosi della Salernitana che erano appostati dietro la porta dell'estremo difensore monzese. Se possono partire le immagini, praticamente proprio al 93esimo minuto Ricci ha segnato il gol del vantaggio della Salernitana, che così può partire con questo gol di vantaggio nel return match che si sarà a metà aprile. Ed è stata una partita molto interessante, anche molto tirata, quella di Monza. Ricordiamo che il Monza ha un azionista di riferimento molto particolare, che è Seedorf, allenatore del Milan. E proprio vediamo le battute finali, il 94esimo minuto. È stata una partita teletrasmessa dalla Rai, come sapete, però abbiamo trovato questo video, fra l'altro anche molto cliccato, e ci è parso giusto far vedere il gol da questa angolazione e non dall'angolazione, diciamo così, centrale, dalla quale vediamo sempre, anche per dare un po' di particolarità all'evento. Veniamo alla serie, alla Lega Pro, vediamo che cosa è successo, andiamo a vedere i risultati e la classifica di un girone come quello del girone B, davvero molto esaltante, con il Frosinone che si avvia a vincerlo. L'Aquila batte Benevento 1-0 fuori casa, a Gubbio appunto il Frosinone che domenica prossima ospita la Salernitana, batte il Gubbio 3-2, Perugia Paganese 2-1, Pontedera Ascoli 5-0, fuori casa Lecce batte Prato 3-1, Salernitana e Catanzaro 0-0, Viareggio Barletta 2-1, il Grosseto Pisa 3-1. La classifica è particolare, che il Frosinone si avvia a vincere a 5 giorni dalla fine, 58 punti, poi Perugia 53 e Lecce 52, L'Aquila 46, Catanzaro 46, Pisa 43, Salernitana 41, Benevento e Pontedera 40, Grosseto 37, Prato 36, Gubbio 35, Viareggio 27, Barletta 21, Ascoli 21, Paganese 13 e Nocerina 12. Vi ricordo che non ci sono retrocessioni e che la prima sale e le 8 successive vanno a fare i play-off, che sono play-off tutti particolari, perché dal quinto posto in giù praticamente non è che poi abbiano dei vantaggi, per cui la Salernitana punta ad ottenere almeno il quinto posto. Ma è stata anche una giornata molto vibrante, vediamo un po' la copertina della Lega Pro. Vittoria con brivido per il Frosinone nella 29esima giornata del girone B della prima divisione di Lega Pro. I ciociari passano 3-2 al Barbetti contro il Gubbio in una partita che ha regalato emozioni fino al fischio finale. È la capolista a passare in vantaggio con il solito Ciofani al settimo. Passano appena 4 minuti e i padroni di casa trovano il pari con Schetter. Nella ripresa ancora Ciofani riporta avanti il Frosinone al 60esimo. Poi in pieno recupero succede di tutto. Al 92esimo Falconieri pareggia. Saltano i nervi, in 2 minuti il Gubbio rimane in 9 e viene beffato al 97esimo da Blanchard, che sigla una rete fondamentale per la corsa alla Serie B.
Tiene il passo il Perugia che rimonta al Curi, batte 2-1 la Paganese e si conferma secondo a meno 5. Campani avanti con Palma al 17esimo. Poi si scatena Maffeo che prima sigla il pareggio al 26esimo e poi il gol partita al 45esimo. Vince anche il Lecce, 3-1 a Prato. Non c'è Miccoli, ma Barracco lo sostituisce alla grande, levandosi eroi di giornata. Al 28esimo è lui a sbloccare il risultato su penalty. Nella ripresa trova anche il raddoppio al 61esimo. Pisano al 66esimo riaccende le speranze dei padroni di casa, in 10 dalla mezz'ora del primo tempo, accorciando le distanze. Ma dopo appena 2 minuti ancora Barracco siga il gol che chiude l'incontro, sfruttando un'indecisione clamorosa della difesa avversaria, firmando così la tripletta personale. Nervi tesi nel finale con i toscani che chiudono addirittura in 8. Al quarto posto, a meno 6 dai giallorossi, sale l'Aquila che vince di misura a Benevento. Decisiva la rete di Sousa al 90esimo. Finisce senza reti Catanzaro Salernitana, ma non ne approfitta il Pisa che si arrende 3-1 a Grosseto. Biancorossi in vantaggio in avvio con Burzigotti. Al 33esimo Ferretti raddoppia. Nella ripresa i nerazzurri non trovano il bandolo della matassa e Marotta firma il 3-0 su rigore. Al 90esimo il Pisa trova il gol della bandiera con Cia. Dopo 2 vittorie consecutive si ferma bruscamente la corsa dell'Ascoli, travolto 5-0 dal Pontedera. Al 22esimo Pera sblocca il risultato. Passano appena 3 minuti e Pastore raddoppia. Al 44esimo arriva anche il 3-0 con Arrighini. Nella ripresa c'è gloria anche per Grassi al 47esimo e per Pera, doppietta per lui, al 67esimo che arrotondano ulteriormente il risultato. In coda il Viareggio fa suo 2-1 lo scontro diretto con il Barletta. Sono i pugliesi a passare in vantaggio con Lamanti al 27esimo. Il pari bianconero è di Rosafio direttamente da calcio di punizione al 38esimo, mentre il gol partita è una sfortunata autorete del portiere Liverani al 55esimo. Subito dopo la pubblicità vedremo l'ampio servizio sulla Salernitana. Brevemente volevo chiosare con Cacace e Antonietti. La partita di Lanciano è stata una partita abbastanza particolare. Ultimamente avete vinto domenica scorsa in casa, poi ieri avete vinto a Lanciano, però prima un po' di risultati non erano arrivati. Diciamo che sì, c'è stato un momento che è stato difficile. Difficile perché abbiamo fatto una partita in un mese, che è stata quella che appunto abbiamo perso. Adesso la regia ci manda anche in onda qualche immagine di Lanciano. È quella partita che abbiamo perso proprio a Monteroni, provincia di Lecce. Sì, è stato perché c'è stata la pausa prima, la pausa che non abbiamo giocato perché Messina si è ritirata prima del campionato. Poi appunto abbiamo giocato con Monteroni e poi c'è stata un'altra pausa, che è stata quella appunto per far disputare le partite di Coppa Italia. E quindi era in un momento un po' difficile, ma ci stiamo riprendendo, così sembra. Luca, ma il pubblico fuori casa è come quello di Agropoli oppure è spesso è molto più numeroso? No, diciamo che dipende dalle realtà che vivono i vari paesi, perché comunque Agropoli il basket è sentito, ogni domenica viene riempito, diciamo sono molto calorosi quelli di Agropoli, poi dipende se li scaldi tu oppure se giochi, sì, si fanno prendere molto i tifosi di Agropoli. Poi diciamo che magari tra le tifoserie più calde le abbiamo trovate anche in Puglia, come San Severo o Molfetta. Adesso ci aspetta un'altra partita molto difficile a Bisceglie, in trasferta, e anche lì è un campo molto caldo e anche una buona squadra, quindi lì sarà dura, ma dobbiamo portarci a casa questi 2 punti perché comunque queste 3 partite che ci mancano sono fondamentali per il piazzamento. Sì. Manuele, invece il campo del Cilento è sempre un campo caldo, o Mignano Scalo, o mi sbaglio? Sì, è un campo molto caldo e... Però noi in casa giochiamo a Casalvelino, perché lì non è omologato per giocare, però comunque ci adattiamo. E... Dovrebbero omologarlo però. Speriamo. Così lo potrebbero intitolare anche a Pasqualino Cairone. Speriamo. Tu non l'hai conosciuto, ma Maurizio l'ha conosciuto bene. Sarebbe una cosa giusta intitolare il campo di Omignano Scala a Pasquale Cairone, che là ci ha sudato e ci ha sudato. Certo. E allora andiamo in pubblicità, poi ritorneremo con la partita della Salernitana, ma anche con delle curiosità, un po' questa volta sulla Lega Pro Seconda Divisione, sulle difese scarse.
Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante Calzature. Indossa la qualità. Giocata in tutta sicurezza da Barabba Games, in via Moio 26 ad Agropoli. Banca del Cilento, crediamo nella nostra terra. Infante Calzature, indossa la qualità. Eccoci qua dunque nuovamente in studio per la seconda parte. Chiosiamo sulla Lega Pro Prima Divisione guardando questo servizio che riguarda appunto Salernitana e Catanzaro. Il Catanzaro che non prende gol e non ha preso nemmeno a Salerno da ben 7 partite e che si colloca nella zona playoff in una posizione molto molto particolare. Vediamo, è di Franco Esposito. Salernitana e Catanzaro si ritrovano di fronte a Salerno per la 15ª volta, bilancio nettamente favorevole ai Granata con 9 vittorie, 5 i pareggi. Calabresi dunque a Salerno non hanno mai vinto nella squadra di Brevi di Intrageminale, in campo dall'inizio con Fioretti e Russotto, nella Salernitana promossi titolari Fofana e Perpetuini. Subito la Salernitana, Fofana, il sinistro, l'esterno di Volpe, la parata di Bindi in calcio d'angolo. Siamo ancora con la Salernitana in attacco, qui Fofana col sinistro, ancora Bindi si salva al 9° minuto, il calcio d'angolo, ci prova Tuia di testa ma alza la mira al 16°, calcio di punizione per la squadra di casa, tocca Tuia, Mendicino si gira, il destro esce con il tempo giusto, ancora Bindi al 23°. Salernitana, qui ci prova Bianchi, comoda la parata stavolta di Bindi, migliore in campo tra i suoi nel primo tempo. Squadre all'intervallo sullo 0-0, si ripresentano in campo con gli stessi schieramenti, il 4-2-3-1 dei Granata contro il 3-4-3 dei Calabresi, che mancano il gol al 18° su questo calcio d'angolo con il colpo di testa di Rigione, poi la Salernitana con Bianchi in questa mezza girata su punizione, sui sviluppi di un calcio piazzato al 27°. Poi la ripartenza della formazione di Gregucci, qui Pestrin, il migliore della sua squadra, l'apertura a sinistra su Munare, entrato in campo così come Gustavo, al centro ci sono Mendicino, più defilato c'è Gustavo, Munare egoista e si fa praticamente murare il tiro da Rigione. Trascorrono 60 secondi ed il Catanzaro si fa pericoloso in una delle rare proiezioni offensive, qui è Catacchini, è entrato in campo da poco, Catacchini il tiro cross, Gori attento sul primo palo a deviare in calcio nero. A metà campo c'è questo scontro poi tra Bianchi e Benedetti, Bianchi riporta la sospetta frattura della mandibola, siamo già in fase di recupero al 47°, attenzione a questo contrasto tra Foggia e Vacca, in realtà è simulazione per Vacca, già ammonito, viene espulso per doppia ammonizione, finisce in 10 il Catanzaro, dopo 7 minuti di recupero non c'è più tempo e la gara si conclude sullo 0-0. Domenica prossima la Salernitana sarà di scena a Frosinone senza Foggia che era diffidato, era stato ammonito, dunque sarà squalificato, da vedere le condizioni di Bianchi, mentre il Catanzaro ospiterà al Ceravolo il Gubbio. Se oggi finisse il campionato di Lega Pro, seconda prima divisione, girone B, si incontrerebbero, guarda un po', Catanzaro e Salernitana. Ma andiamo a vedere il prossimo turno, la Salernitana è impegnata sul campo del Frosinone, come abbiamo già detto in precedenza, ed è una partita molto molto difficile perché sul campo della prima in classifica è un buon test di prova, vediamo. Ascoli Perugia, Barletta Benevento, Catanzaro Gubbio, Frosinone Salernitana, L'Aquila Pontedera, Paganese Grosseto e Pisa Prato. Chiudiamo invece il discorso sulla Lega Pro vedendo un servizio sulle difese scarse della seconda divisione. Vediamo un po'. Ci sono casi in cui un difensore ruba la scena all'attaccante, trasformandosi in eroe. Altri in cui diventa un vero incubo per i tifosi. Ne sanno qualcosa i sostenitori della Pergolettese. Il retropassaggio di Ferri innesca il contropiede del Monza che sigla il 2-0. Non fa meglio Baldrocco del Delta Porto Tolle che prima lotta con grinta per difendere il pallone, poi la passa all'indietro, sorprendendo non solo la regia ma anche i suoi compagni che si fanno bucare da Floriano che al 92° sigla il gol vittoria del Mantova. Aprilia Vigor Lamezia.
Rante appoggia di testa al suo portiere, ma calibra male. A far festa è Zampaglione. Fischio d'inizio di Forlì Bellaria. Gli ospiti improvvisano un tiki-taka nella propria metà campo. Ulizio però si addormenta e i biancorossi ne approfittano per il gol dell'1-0. L'attacco del Bellaria non vuole essere da meno. Incomprensione tra Izzillo e Amati. Izzillo libera Bernacci, che si invola verso la porta. A chiudere l'unplane del Bellaria ci pensa Sirigu, che prima si fa portare via la palla, poi prova a rimediare, ma dà il via all'azione che porta al 5-0. La maglia nera, però, la vince di diritto il Gavorrano, che avanti 1-0 ce la mette davvero tutta per complicarsi la vita. Tra le tante scelte possibili, Mazzanti decide di servire il portiere. Il retropassaggio però è un assist per Bernardo, che dà il via alla rimonta del Messina, che vincerà poi 4-2. Ed ora possiamo parlare della serie D, girone H, dove lo scossone al vertice lo ha dato la Gelbison, che ha battuto il Taranto. Ma vediamo il quadro completo e la classifica. San Severo e Realiria 0-0, Brindisi Manfredonia 3-1, Francavilla Bisceglie 1-0, Gelbison Taranto 3-1, fuori casa Marcianise batte Grottaglie 2-1, Matera Monospolis 1-0, Turis Mariano Keller 3-0 e Puteolana Metapontino 1-0. La classifica: Matera 52 punti, Marcianise 51, Francavilla, Taranto 49, Monospolis 47, Turris 46, Brindisi 42, Gelbison 36, Bisceglie 34, Mariano Keller 32, Realiria 30, Manfredonia e San Severo 28, Grottaglie 24, Metapontino 23, Puteolana 22, Gladiator 19. Qui al vertice si sta verificando praticamente di tutto, perché c'è un cambio e ricambio straordinario negli ultimi tempi. Pensate un po', la Gelbison ha affrontato in casa il Francavilla Sinni, che secondo Maurizio Puglisi è stata la migliore vista qui a Vallo della Lucania. Poi ha affrontato il Matera con un pareggio e poi ha affrontato il Taranto e la Gelbison lo ha schiacciato in una maniera incredibile. È un campionato bellissimo questo. Sì, è molto equilibrato al vertice. Poi da dire che domenica riposiamo, ma l'altra giochiamo con Marcianise in casa. Quindi praticamente abbiamo avuto veramente, no, a noi non ci ha per niente preoccupato questa situazione di avere questi scontri molto importanti uno dietro l'altro, compreso il riposo. Venivamo da un paio di partite negative, però la squadra reagisce molto di più e molto meglio quando ha avversari di grosso calibro, quando è pungolata, e come tutte insomma le squadre che devono dare qualcosa in più, quindi c'è maggiore stimolo, maggiore agonismo, maggiore voglia di fare, più presenza di pubblico ad incoraggiare la squadra. Ma io, esempio, che invece ha vissuto lo spogliatoio della Gelbison, che cosa succede quando vengono queste squadre, diciamo, non di rango, perché anche la Gelbison è di rango, un po' più in avanti in classifica. Cosa succede negli spogliatoi? Fra voi calciatori, che cosa si verifica? Sono delle settimane in cui stai più attento, cerchi di non sbagliare nulla, perché comunque quando arriva, è come in Serie A, quando tutte le squadre giocano contro la Juve cercano di fare sempre la migliore partita. È così, dato che tu sei la squadra che non sei ai vertici, quando ti vai a scontrare con loro cerchi sempre di dare una marcia in più alla partita, e come è capitato alla Gelbison ieri, ha annientato il Taranto. Ecco, ma questo stadio della Gelbison cosa riesce a dare ai giocatori, visto che poi sembra che corrano tre volte tanto? La cosa bella è quando è pieno, sembra proprio un fortino, perché è tutto unito, non è come i grandi stadi che è largo e quindi deve essere per forza pieno. Quando è pieno ti dà una carica in più. Antonio, dal punto di vista anche sociologico, il fatto che la Gelbison possa battere chiunque in casa, l'anno scorso, quest'anno è capitato al Taranto, l'anno scorso è capitato a Messina, certo, capitato, cioè voglio dire, chi viene qua lascia le penne per il 90% dei casi. Cioè, che cosa raccontavo prima a Maurizio, che quando ero ragazzino dietro la porta vedevo il Gelbison battere l'Angri di Piscitelli, che era il portiere, il Gelbison batteva l'Angri per 3-0, batteva il Colombo Olympic, che all'epoca andava per la maggiore.
qui a Vallo sempre queste squadre ci hanno lasciato le penne. Forse perché in questo caso, almeno nel passato, probabilmente era la stessa cosa. C'è una concentrazione da parte di questa squadra, di questi 11 che vanno in campo, ma non solo, anche di chi sta in panchina, uniti da uno straordinario allenatore che erra, e riescono a fare fronte comune nel momento in cui hanno da affrontare una squadra come era il Taranto ieri. Praticamente si esprimono al meglio. E poi la Gelbison è una squadra molto tecnica. Quando affronta le prime in classifica riesce ad esprimersi meglio perché trova gli spazi giusti e ha dei giocatori che in quegli spazi vanno a nozze. E ieri si è visto anche questo. E poi c'è da dire questo sul pubblico. Ieri c'è stata una bella pagina. I tifosi della Gelbison hanno dato lo spazio riservato a loro, visto che erano arrivati in tanti da Taranto, e hanno preso i tifosi della Gelbison lo spazio riservato invece al settore ospiti. È una bella pagina, certo. Va raccontata, visto che spesso avremo si racconta... Avremo modo di indugiare dopo perché abbiamo riservato quindi, proprio a questa quindi, fase. Però proprio tecnicamente la Gelbison, secondo me, in questi anni, ma lo si vedeva anche l'anno scorso, lo sbaglio Maurizio, una squadra tecnica come la Gelbison, quando affronta delle compagini che gli lasciano gli spazi giusti perché giocano a calcio e comunque hanno giocatori che non si difendono semplicemente ma fanno gioco, si esprime meglio perché ha dei giocatori con un tasso tecnico talmente capace di stare in campo e di fare gioco, per cui riescono spesse volte non solo a metterle in difficoltà ma anche a batterle, come è successo ieri. Manuele, Taranto, Marcianise, Francavillasini e Matera, ormai la favorita è il Matera, anche se domenica scorsa ha perso in casa 3-0, proprio con Francavillasini. Io opto sempre per il Taranto, insomma, sia per la piazza, sia per il blasone e tutto, ne parlo già da un po' di tempo. È stata contestata a Vallo domenica. Me l'hanno detto, è stata contestata. Per me, secondo me, il Taranto alla fin fine la spunterà, anche se è stata schiacciata dalla Gelbison. Ma la Gelbison non è che si nasconde, se la Gelbison con le grandi vince tutte in casa. In alcune partite con le prime della classe anche, non dico è stata derubata ma è stata danneggiata da errori arbitrali, quindi poi sono le motivazioni secondo me che sono diverse quando prendono una squadra prima in classifica, vedono tanto pubblico che viene di fuori, sono venuti in 400 mi sembra da Taranto ieri, quindi secondo me le motivazioni, e poi ha un ottimo organico la Gelbison, non ci nascondiamo, oltre ad avere un ottimo allenatore, quindi un campionato molto equilibrato rispetto a quello dell'Acropoli sicuramente. Per me alla fin fine la spunterà il Taranto. Vediamo invece come ha vinto il Matera, prima di vedere come ha vinto la Gelbison, il Matera sul Monospolis, 1-0 con un gol al nono minuto, però è stata una partita molto brillante. La squadra di Columella batte il Monopoli per 1-0 in 10 uomini già dal primo tempo per l'espulsione di Fernandez. Una prestazione di carattere contro una delle squadre più forti del girone che nonostante la superiorità numerica non riesce a riequilibrare il match. Partono subito bene gli ospiti che con Padalino impegnano Bifulco alla parata. La risposta materiana non si fa attendere, su un cross di calcio d'angolo Picci trova il tempo di battere a rete e portare avanti il Matera. Al 13° De Maria dalla distanza non trova la porta, al 18° la prima ammonizione di Fernandez per la simulazione in aria. 2 minuti dopo il Matera resta in 10 per doppia ammonizione rimediata dallo stesso Fernandez. Cosco fa entrare Calori per Letizia e prova a chiudere gli spazi. Infatti non succede nulla fino al 45° quando Marsili manda alto la sfera su calcio di punizione. Nella ripresa gli ospiti cambiano uomini e ritmo alla partita con il Matera costretto alla difesa. Gli uomini di De Luca provano a sfondare ma il Matera non regala nulla. Al 10° ci prova Di Maria ma Bifulco para. Successivamente ci prova Montaldi di testa mandando a lato e Corvino che sempre di testa mette sulla traversa. La partita scivola via con gli ospiti che attaccano e al 45° recriminano per una trattenuta in aria, ma l'arbitro lascia correre. L'ultimo assalto arriva al 94° quando Corvino, solo in aria di testa, manda alto sulla traversa. Finisce 1-0 per il Matera che ritorna solitario in testa alla classifica. E allora andiamo subito al Morra di Vallo della Lucania dove uno straordinario Rosario Liguri ci ha commentato una straordinaria partita. Salve, benvenuti da Rosario Liguori allo stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania. Sta per cominciare un match importantissimo, tutto di colore rosso-blu, una partita contro la prima in classifica che è il Taranto. In questo momento tantissimi tifosi proprio sotto di noi, qui siamo nella tribuna di casa della Gelbison che però per motivi di sicurezza è stata spostata, quindi i tifosi della Gelbison saranno nella tribuna degli ospiti mentre i tifosi tarantini saranno nella tribuna degli ospiti di casa.
Come dicevo, una partita importante e fondamentale per il Taranto per quanto riguarda i punti per salire di categoria. Per la Gelbison, per ricercare dei punti di salvezza sul campo amico, il proprio campo allo stadio Giovanni Morra. Ci rivediamo e ci risentiamo soprattutto tra qualche istante con la regia di Marco Maiese per Gelbison Taranto. Cominciata la partita. Subito Tricarico, allarga tutto per Consiglio. Tricarico su Ruggeri, anche sul pallone, credo tenti Ruggeri la conclusione. Batte Ruggeri la conclusione, il palo e la rete di Sergio Ruggeri, 1-0, quanto siamo a 21 minuti, 20 secondi sul cronometro. E c'è il gol della Gelbison, si abbracciano i tifosi, si abbracciano i giocatori dello Gelbison sotto la curva, gran gol di Tedesco. Ciarcia, pallone verso il centro, Molinari di testa, gira benissimo il pallone. Un gran gol quello del numero 9 del Taranto, 1-1 proprio allo scadere del primo tempo. Quasi tutto è pronto, si ricomincia per il secondo tempo. Passino di Tricarico, Tedesco in qualche modo riesce ad arginare il calciatore del... e viene buttato giù, c'è calcio di rigore nettissimo e c'è anche il rosso del portiere. Gianmarco Tedesco contro Masserano, fischio dell'arbitro, rincorsa di Tedesco, la conclusione, c'è la rete di Gianmarco Tedesco, 2-1, il bomber numero 10 rosso-blu sotto la curva, sotto la tribuna della Gelbison ad esultare con tutti i suoi compagni. E ancora la Gelbison che va in vantaggio, attende Tricarico, anche Tedesco, tutta nella propria metà campo la Gelbison, poi Balestrini cerca di mettere fuori la Gelbison, c'è la munizione per Giordano, calcio di rigore anche per il Taranto. Silenzio allo stadio e c'è il palo e tira fuori il giocatore del Taranto, esulta, esplode ancora una volta la tribuna della Gelbison, la tribuna dei rossoblù, che se ne va via. Il cross però basso, la conclusione fortissima di Ofiero respinta, cerca di arrivare sul pallone Grimaudo, ancora Grimaudo, Gelbison che non teme nessuno, non ha paura, la conclusione di Grimaudo e che gol di Alessio Grimaudo nel set, chiude tutto, che gol che ha fatto Grimaudo. Sono tre fischi, tre punti pesantissimi contro la prima della classe, contro il Taranto. La Gelbison lo merita tutto, ha fatto una grande partita, una grande prestazione ed è così che finisce la partita. Complimenti alla Gelbison, ma anche a Grimaudo. Emanuele non sa fare gol facili, Grimaudo fa solo gol difficili. Ma... l'anno scorso è rovesciata col Messina. Poi li fa contro le grandi squadre. Non gli piacciono le squadre di bassa classifica, solo quelle di alta classifica. Infatti, Maurizio, io ho visto delle situazioni tecniche di grande rilevanza. Qui altro che Serie D, queste sembrava una partita di Lega Pro. Effettivamente, dei gol visti, è stata veramente una partita, cioè equivale a una partita di Serie A per l'entusiasmo, per la bellezza dei gol. Se pensiamo anche il gol del Taranto. L'unico errore l'ha fatto l'arbitro quando ha concesso quel calcio di rigore. Il rigore inesistente, però cioè, influenza della prima della classe, erano in 10 loro, quindi si aspettava che non episodio dubbio. Lo rivediamo. No, si è quello della Gelbison era netto. Era clamoroso. Quello della Gelbison era... Qui c'è il gol di Sergio Ruggeri. Gran gol questo. Per la gioia del padre che... Sì, sì. Ruggeri che veniva da un paio di partite, ha fatto una partita qualche errore, quell'errore nelle due, diciamo, vabbè, qualcosa, l'altra in complicità un po' col portiere, però sta facendo un grande campionato, però ha fatto una partita domenica, sì, proprio lui è forte, lui è fortissimo. Questo è un eurogol, questo è il gol che pochi attaccanti fanno, questo è un euro di testa, è un torsione da fuori, non aria imparabile, ma... per me questo non ha si fatto vede un euro attaccante di categoria superiore, secondo me questo è un eurogol però. Certo, questa è una partita che se fanno vedere nella TV brasiliana di una Serie A italiana, sì. Perché è davvero molto, molto bella. Vorrei vedere il calcio di rigore concesso al Taranto, che francamente fa ridere la decisione arbitrale, perché quello proprio si è buttato, adesso lo troverà. Poi sentiremo il dopo partita dei due allenatori, di Erra e Papagni, che è stato un confronto. Eccolo qua, il calcio di rigore
concesso con molta leggerezza. Molta, esatto. Guarda, non toccano nemmeno, si butta, guardala, si butta prima che guarda, guarda come si butta addosso. Clamoroso. Inesistente, i due difensori di spalle, come potevano mai fare fallo? Ha ragione, guarda. Il presidente, influenzato dalla prima della classe, tanta gente. Entrambi i difensori di spalle, guarda, come possono farlo, fare a spingerlo? Certo. Di spalle entrambi. Rigore che invece era stato concesso alla Gelbison, a parte che era nettissimo, là era espulsione, anche se non fosse stata chiara occasione da gol, perché lì francamente... Come? E lui è il portiere. Esatto. Però quindi... Sergio, voglio dirti una cosa, pure al presidente, sul rigore è sbagliato, ma il portiere ci sta, eh? Secondo me il portiere lo passa. Se vai nello specchio della porta, sono il portiere, se lo fai rivedere, guarda. Ma non ha giocato carottenuto. No, io sto dicendo, guarda, dopo se fa vedere il rigore, presidente, vedi, secondo me il portiere, sì, portiere vostro parlo io, non il portiere lo parlo, del portiere vostro. Questo rigore, palo rete, è imparabile, questo è imparabile proprio. Ma sul rigore del Taranto, se andiamo avanti, cerchiamo di rivederlo, il portiere c'era, perché non è neanche forte il rigore, calciato forte, guarda, facci caso, guarda, il portiere ci sta, tira un po', tira la mano perché si accorge, c'era arrivato, sì. Guarda Sergio, guarda, sì, c'era, se nello specchio lo pare il portiere. Perché il mister gli aveva raccomandato che in caso di rigore lui li tira sempre in questo modo. Perciò il portiere ci sta. Lo prendeva, ha anticipato il tempo. Sentiamo Erra. Quanto abbiamo fatto vedere, il risultato ci sta, è chiaro che pesa l'episodio del rigore fallito da Molinari, poteva essere anche un pareggio, ciò non toglie che noi abbiamo fatto una grande prestazione al cospetto di una squadra importante che giocherà fino alla fine per vincere il campionato. Onore ai miei giocatori che hanno fatto una partita con grande ardore agonistico ma allo stesso tempo con grande qualità. Ma se andiamo a vedere un po' le statistiche del calcio moderno succede un po' così, no? Succede che a volte chi fa gol è chi in quel momento non ha palla e quindi la recupera e velocemente riparte. E abbiamo sfruttato questo calcio piazzato all'inizio, abbiamo subito questa ennesima beffa nel recupero del primo tempo, però la squadra non si è mai disunita. Ci ha premiato anche l'episodio del rigore nostro, frutto di una interpretazione di partita nella quale volevamo pressare il Taranto alto cercando di fare un 3 contro 3, i nostri tre attaccanti contro i tre loro difensori. Da questo possesso palla che abbiamo strappato al limite dell'area ne è nato l'episodio del rigore che poi alla fine è risultato decisivo. Ha visto una strattonata ai danni di Tedesco che poi ha proseguito l'azione, l'arbitro ha indicato il dischetto, poi ha visto un contatto in area nostra, francamente non lo so, non riuscirei a giudicare, ma anche se fosse finito 2-2 francamente noi saremmo stati molto contenti perché abbiamo dimostrato che soprattutto con le grandi ce la possiamo giocare perché la squadra mostra grande personalità. È chiaro che nelle ultime uscite avevamo palesato qualche errore di troppo nei singoli più che altro, però la squadra ha sempre giocato con grande qualità. Sì, assolutamente, è stato anche singolare il fatto che si stessero dietro le panchine, quindi il loro calore si è sentito di più, è stata una giornata particolare per noi perché ci avviciniamo a quello che è il nostro grande obiettivo, che è la salvezza. L'abbiamo fatto al cospetto di una squadra forte, abbiamo giocato a mio avviso alla pari e in alcuni tratti anche meglio e penso sia il risultato, penso sia giusto, anche se pesa nell'economia della partita l'episodio del rigore loro, però anche se fosse vita 2-2 francamente c'era solo da applaudire questi ragazzi che veramente oggi hanno fatto una partita che probabilmente era nella storia della Gelbison. Sì, ma anche domenica scorsa a Monopoli abbiamo fatto una buona partita, cioè ha penalizzato il solito nostro errore difensivo, anche con il Matera abbiamo fatto una grandissima prestazione penalizzata solo da un risultato che ci stava stretto, quindi abbiamo avuto qualche battuta a vuoto con Grottaglia e Francavilla, però ci sta, fa parte anche di un percorso di tante partite, sbagliare qualcosa, però nelle ultime tre, francamente, sotto il profilo della prestazione, la squadra anche con organici più attrezzati ha mostrato comunque una buona qualità di gioco. Fa parte del gioco e tocca a noi, lo sapevamo, quindi è chiaro che andare a riposo con una vittoria di questa portata contro questo avversario ci dà ulteriore carica per poi affrontare il Marcianise nella prossima casa. Invece sentiamo l'allenatore del Taranto, Papagni. Ma in questo campionato non puoi permetterti di dire che è inaspettato, perché è un campionato in cui è difficile battere chiunque, lo ha dimostrato sinora questo equilibrio
che ha mostrato questo girone H della Serie D, per cui sapevamo invece di trovare una squadra ostica che ci avrebbe dato filo da torcere, poi il risultato gli ha dato anche ragione, meritatamente, perché quando si vince non puoi obiettare tanto. E d'altra parte io credo che da parte nostra, al di là di alcuni errori individuali che hanno indirizzato la gara in un certo senso, penso che anche in 10 la squadra non ha mostrato di non volersela giocare, ha cercato di ristabilire la parità. Abbiamo avuto anche la ghiottissima occasione di farlo con un rigore, per cui mi spiace invece per i numerosi tifosi accorsi qua a Vallo della Lucania, mi dispiace per Hernan che era affranto, per i ragazzi, perché la verità è che noi siamo consapevoli di aver perso una gara e forse anche, diciamolo, anche meritatamente, però abbiamo messo tanto impegno. Ma io credo che la partita è stata equilibrata per tutto il primo tempo. C'è stato questo gol da parte della Gerbison sul calcio piazzato. Noi abbiamo avuto delle buone opportunità. Gli episodi fondamentali sono stati quelli dei rigori. Rigore ed espulsione per noi, che giocare in svantaggio con un uomo in meno non è facile per nessuno, con una squadra poi tra l'altro ben organizzata che ha giocatori anche di qualità. Nonostante tutto abbiamo creato delle difficoltà in 10 alla Gerbison. Come dicevo prima, abbiamo avuto la possibilità di pareggiare, pareggiando avremmo anche ristabilito le situazioni anche dal punto di vista tattico. Avevamo tre attaccanti, più Ciarciae e Migoni in campo, con un uomo in meno, ed era molto rischiosa questa situazione in campo. L'abbiamo fatto per tentare di ristabilire il risultato. La ghiotta occasione è avvenuta, dobbiamo ricominciare e lavorare già da martedì. Ma io negli ultimi 2-3 mesi, visto che mi ci si chiedeva sempre al big match con il Matera, che finalmente arriva domenica, ma sottolineavo che il campionato non era da giocare fra noi e il Matera. Lo dimostra adesso la classifica nuova dopo questa giornata. Per cui non cambia niente per quello che ci riguarda, perché, come dicevo prima, stiamo in rincorsa da tanto tempo, adesso ritorniamo a rincorrere, ma il tutto passa attraverso il lavoro. Il lavoro per un gioco che è importante. In questo momento, più che parlare, bisogna tenere la bocca chiusa e continuare a lavorare con sacrificio. È stato chiaro l'allenatore del Taranto, che ha attaccato, come diceva Emanuele, la propria squadra. Ha guardato in base alla partita, ha detto chiaramente che la Gerbison ha giocato a calcio, giocato meglio, e giustamente ha bacchettato la sua squadra, perché secondo me lui si è reso conto pure che quel rigore è stato regalato, giustamente, pure che è stato sbagliato, perché giustamente loro vanno per il campionato, lui contano i risultati e contano i punti, però lui giustamente ha bacchettato la sua squadra, perché la Gerbison in questa partita è stata superiore, nettamente. Allora vediamo anche la contestazione, che c'è stata molto civile, dobbiamo dire, a fine partita. Poi invece la nostra regia ci farà un eccola qui la contestazione che c'è stata subito dopo la partita a Vallo, contestazione contro il presidente, la dirigenza, i giocatori e anche contro l'allenatore della formazione ospite, da parte dei tifosi del Taranto. Tifosi del Taranto però che si erano, diciamo così, contraddistinti per colore e calore e anche per grande serietà. Infatti la nostra regia ha praticamente preparato questo piccolo Ampex. Thank you.
Eccoci qua, dici? La Gelbis bisogna farne onore, perché il Taranto, i punti che ha perso maggiormente li ha persi in casa, con il Manfredonia, perso in casa il derby 1-2. Ha fatto solo due sconfitte fuori casa il Taranto. Solo due sconfitte, di cui una l'ha fatta domenica a Vallo della Lucania, quindi questo ti dice tutto. Sicuramente. Noi dovremmo avere una diretta telefonica. E così, buonasera mister. Buonasera, buonasera a te Sergio, a tutti i tuoi ospiti. Buonasera. Ecco, io ti ringrazio, mister Longo, l'allenatore del San Severo, io ti ringrazio perché non abbiamo preannunciato, non ti ho pronunciato la telefonata, però tu hai risposto benissimo e ti ringrazio per questo. Anche se ho un ritorno molto, se la regia può darmi un ritorno più ampio in studio perché non ce l'abbiamo. Allora, vedere la Gelbison battere il Taranto in questa maniera è sempre un piacere, è vero Emilio? Ma ci mancherebbe, ho lì tantissimi affetti, tantissimi amici, tra cui l'allenatore, quindi è un piacere vedere la Gelbison fare un risultato importante, un risultato che la proietta finalmente a una nuova salvezza e quindi al consolidamento in un campionato che diventerà sempre più importante, visto che l'anno prossimo sarà il quarto campionato nazionale. Emilio, il San Severo ha pareggiato in casa 0-0 questa volta con il Real Iria, però è una squadra ormai proiettata verso la salvezza. Ma noi abbiamo fatto, io ho fatto 4 partite da quando sono arrivato, abbiamo fatto 8 punti, 2 vittorie e 2 pareggi, abbiamo dato continuità, ieri non ci è andata benissimo, ma nella logica della continuità va benissimo. Quando sono arrivato si pensava al miglior piazzamento, è ancora quello l'obiettivo della società, il miglior piazzamento nei play-out. Oggi siamo ritornati in corsa e credo che insieme a altre 3 squadre, Grottaglie, Manfredonia e lo stesso Talvico, ce la combatteremo per cercare di evitare questi play-out. È un campionato che al vertice propone un equilibrio straordinario, massimo dobbiamo dire, perché c'è appunto il Matera, il Marcianise, c'è il Taranto e il Francavilla che possono vincere tutti e 4 il campionato. Sì Sergio, io devo dire che molti stanno dimenticando la Turris, e dico questo per il fatto che la Turris delle 4 che tu hai chiamato insieme anche al Monopoli è l'unica squadra che non deve più fermarsi, quindi sostanzialmente, potenzialmente, oggi come oggi la Turris è a 3 punti dal vertice, considerando che Matera, Marcianise, Monopoli e Francavilla Sussini devono ancora riposare e non ha scontri diretti. Tieni presente che la Matera deve andare a giocare sia a Taranto sia a Marcianise, il Marcianise ospiterà in casa propria sia il Matera che il Taranto, lo stesso Monopoli ancora scontri diretti con le compagini quali il Marcianise, quindi potrebbe addirittura secondo me rientrare, non è uno scandalo pensare che la Turris alla fine potrebbe rientrare visto questi scontri fratricidi. Intanto la regia può mandare in onda le immagini della partita di Turris Mariano Keller vinta dalla Turris. In studio abbiamo Maurizio Pugliesi. Ciao mister, ci incontriamo spesso ultimamente. Ci stiamo vedendo spesso, più di peccato non di persona. Ma è il peccato anche per me, presidente. Complimenti comunque per quello che state facendo e il consolidamento di una realtà che diventa sempre più importante. Grazie, complimenti pure a te. C'è Antonio Pesca che vuole farti una domanda. Sì. Buonasera mister, come va? Buonasera, tutto bene. E mi fa piacere, anche perché volevo chiederti questo. C'è sempre stato, o meglio, qualcuno aveva avanzato dei dubbi sul fatto che Emilio Longo, subentrando in campionato in corsa, non fosse proprio di quei tecnici capaci, che sa, insomma, Emilio Longo vuole iniziare la preparazione con una squadra piuttosto che subentrare. Invece hai smentito tutti, perché stai facendo veramente molto bene a San Severo. Ma io ho avuto la fortuna dal 99 di riuscire sempre ad iniziare,
non avevo mai avuto questa possibilità, che non è stata, voglio dire, una scelta, ma un'esigenza, perché poi uno deve essere, mi piace essere chiaro, ovviamente se avessi potuto avrei iniziato anche quest'anno. E quindi mi sono raffrontato con una situazione diversa. Potrebbe anche essere che addirittura Mr. Longo potrebbe essere un tecnico da subentro. Io non mi ero mai messo alla prova, lo sto facendo, ovviamente ancora non si è fatto nulla, perché tutte le belle cose che si stanno facendo da quattro giornate a questa parte nella mia realtà devono essere consolidate, quindi bisognerà traghettare questa squadra alla salvezza, al raggiungimento dell'obiettivo. Comunque sì, voglio dire, da questa esperienza si può ricavare anche la possibilità di sentirsi un tecnico anche da subentro. In realtà io sentivo un vostro ospite Benevento la settimana scorsa dire giustamente che un allenatore è tale, e qualsiasi siano le realtà che gli vengono poste, i progetti che gli vengono posti, siamo pronti a subentrare o a iniziare a seconda della progettualità tecnico-tattica che ci viene messa a disposizione. Una domanda da Emanuele Sicignano. Buonasera, complimenti mister, noi ci siamo visti ultimamente buonasera, qua. Buonasera. Io le ho augurato giustamente un grande in bocca al lupo per trovare squadra al più presto, perché lei è un allenatore molto preparato. Prima ha citato sei squadre, giustamente, che si possono giocare il campionato, la vittoria del campionato fino alla fine. Io ho espresso prima il mio giudizio, non so se stava seguendo la trasmissione, ho detto che secondo me il Taranto la spunterà alla fine, un mio giudizio, giustamente, pure perché ha il Matera in casa, secondo me. Secondo lei, delle sei, si sbilanci, qual è? Io ho fatto quel discorso iniziale proprio perché credo che gli scontri non vedranno la stessa compagine vittoriosa. Io in questo momento, vedendo il campionato, dico che la Turris potrebbe dire veramente la sua in modo inaspettato, ma potrebbe veramente essere la sorpresa, nel senso che questo mini torneo, perché di questo si parla, di queste sei partite, secondo me potrebbero vederla addirittura essere la compagine da tenere sott'occhio in questo momento. Quindi Emilio tornerebbe l'anno prossimo in Lega Pro, la C1, diciamo così, un derby Savoia Turris. Sì, poi Sergio bisognerà vedere cosa decideranno i vari prefetti e le varie commissioni che regoleranno i campionati, e credo che cercheranno di evitare ovviamente questo derby, e questa poi è la cosa più triste nel calcio, che oggi come oggi si giocano più partite anche in Serie D, tantissime partite a porte chiuse, mentre è uno spettacolo vedere anche il Morra con tanti tifosi del Taranto. Io purtroppo la prima partita l'ho fatto proprio con il Taranto a San Severo, e c'è stata una limitazione, soltanto 250 taglianti, e sono stati tutti venduti per un'esigenza di spazi, ma vedere i tifosi del Taranto fuori, io credo che la passione debba essere messa, deve essere libera, deve essere, questi campionati devono essere fruibili perché se togliamo anche questa possibilità, sono campionati che tendono a morire. Vista la competizione con la televisione, con i massimi campionati, quindi secondo me è un errore limitare, fare tanti tipi di limitazione. È bello fare i derby, ovviamente poi i comportamenti non devono essere quelli di qualche derby che abbiamo visto purtroppo ai noi nell'ultimo periodo, vedi Salernitana Nocerina. Però credo che limitare non insegna nulla, bisognerà secondo me lavorare sulla cultura di base e cercare di aprire questi stadi e far fruire alla passione, alla voglia di vedere le proprie squadre combattere per una vittoria o per una sconfitta, accettando l'uno e l'altra. Emilio, per chiudere brevemente due cose. Sei già un divo a San Severo, perché io parlo anche con i colleghi di San Severo e devo dire che ormai c'è anche da parte della gente grande entusiasmo nei tuoi confronti. E poi il tuo Pontecagnano ha perso l'occasione domenica scorsa per portarsi al primo posto insieme col Valdiano. Sì, ha perso un'occasione con il Valdiano che ha ciccato, e purtroppo
anche il Ponte Cagnano ha fallito quella possibilità dell'aggancio. Onestamente questo è un risultato inaspettato per le realtà di Ponte Cagnano, perché il Valdiano doveva essere una squadra che doveva vincere il campionato onestamente con un po' di spazio e un po' di tempo prima. Il calcio insegna che non sempre le corazzate tendono a vincere sul campo così facilmente, squadre organizzate con umiltà riescono anche a fare risultati importanti. Per quanto riguarda invece il rapporto con San Severo, è stato un rapporto bellissimo, è iniziato bene, però Sergio bisogna mantenere un profilo molto basso, essere sempre umili, perché ovviamente oggi tutte le cose sono positive, ma sono anche frutto di risultati eccellenti ottenuti. Io mi auguro che questa stessa compostezza, questa stessa capacità di andare verso la stessa direzione si abbia anche quando dovremo affrontare momenti più difficili, perché noi cercheremo di rimandarli e di non doverli vivere, però sappiamo di non essere una squadra ammazzacampionati. In queste quattro partite siamo secondi soltanto alla Turris per i punti fatti, ma non è questo il nostro reale valore. Quindi proveremo però a farlo diventare nostro da qui alla fine del campionato. Grazie Emilio, in bocca al lupo, buon lavoro per la ripresa degli allenamenti di domani. Crepi il lupo e saluto caramente tutti gli ospiti, in modo ovviamente particolare il presidente Puglisi che è lì presente. Ciao Emilio. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie ad Emilio Longo, che è sicuramente un personaggio di grande valore, vero Maurizio? Di grande valore, perché... che avete scoperto a Val. Sì, sì. Lui è allenato per la prima volta in Serie D a Val. È stata come una grande intuizione, devo dire, una grande intuizione di Enrico Faracchio. Ah, sì, Enrico. Perché pensavo di Riccardo Paolino, che è molto legato. No, poi dopo è diventato amico, sì. Però Enrico, che l'avevi incontrato l'anno prima, seguendo con Tortoriello la squadra. Sì, infatti. Facendo... Sì, lo consigliò, insomma. Giusto dare il merito anche all'avvocato Faracchio, che salutiamo se siete davanti al video. Sì. E, noi adesso una linea della regia per la pubblicità, ripartiremo dal derby di domenica prossima di basket Agropoli Scafati, ma con tutto il girone I, perché c'è questo roboante, questa roboante vittoria del Savoia sulla Battipagliese, il nodo che ha fermato l'Agropoli e lo 0-0 soprattutto tra Torre Cuso e Nuova Gioiese. Ma ripartiremo dalla grande sfida di basket di domenica prossima. Banca del Cilento, crediamo nella nostra terra. Infante Calzature, indossa la qualità. Fai la tua giocata in tutta sicurezza da Barabba Games, in via Moio 26 ad Agropoli. Banca del Cilento, crediamo nella nostra terra. Infante Calzature, indossa la qualità. Rieccoci qua in studio per la terza e ultima parte di Vessicchio Pondo Gol. Vediamo il programma delle partite nel girone H di domenica prossima per la Serie D. Eccole qua: Bisceglie Turris, Manfredonia San Severo, Marcianise Gladiator, Mariano Keller Brindisi, Meta Pontino Grottaglie, Monospolis Francavilla Sinni. Questo è il big match della giornata. Rea Liria Puteola Taranto Matera è l'altro big match. Domenica, Maurizio, ci sarà una giornata tutta particolare. Taranto deve vincere a tutti i costi, penso che vincerà, perché io ho visto entrambe le squadre. Il campo di Taranto è un campo enorme, diciamo, tra l'altro. E il Matera è una squadra molto, io scherzando ho detto, una squadra di rugby, insomma. Cioè, nel senso che è una squadra molto fisica ma lenta. Infatti noi, dicevo prima, che è vero che li abbiamo messi in difficoltà sul campo nostro, ma li abbiamo messi ancora più in difficoltà al Matera, sul campo loro, perché essendo molto degnosi, molto
fisici, ma lenti, sia la difesa che il centrocampo, lì abbiamo proprio la meritavamo di vincere a Matera. Sono lenti 3-1. Come il loro segretario Sergio Leoni. No, il segretario Sergio Leoni è il top dei segretari professionisti. Che tu hai avuto pure a Valle. È una persona, cioè con lui ho fatto calcio con grande sicurezza. Esatto. E anche è stato sempre per me un punto di riferimento, anche avendo altri segretari, sono stato sempre coperto dalla sua professionalità. Però è una persona disponibilissima, per cui dovunque andava io lo chiamavo per avere rassicurazioni e lui sempre con la massima disponibilità. Se ti dico Greco, a me ce l'avevi tu a Vallo Greco? Greco, cioè, mi ricordo subito un portiere Greco. Che no, non Greco, io. L'attaccante? Cioè, Greco, no, un Greco, sì, uno che si che c'è, un fantasma forse. Greco. Ti ricordi quelli Greco? No, perché Greco. Come fisico sembra che Maiese a lui somiglia, no? Ma no, come bomber, è più bomber. No, anche perché scherzo, ma Greco venne in una fase finale di carriera, lo portò pure Emilio Longo con la speranza, insomma, che potesse dare ancora qualcosa, ma si sa, poi arrivati alla fine di carriera, insomma, non tutti sono come Camorani, cioè voglio dire, nel senso che Camorani quando è ancora molto incisivo, anche se non ha proprio tutti i 90 minuti ad un certo livello, però... Tricarico? Tricarico sta migliorando partita dopo partita, penso che debba essere per forza di cose il punto di partenza per l'anno prossimo. Ci prometti la loro presenza in studio in qualche trasmissione, perché saranno contenti i tifosi della Salernitana soprattutto? Penso che sia Tricarico che Camorani, sono persone, vivono Vallo, sono persone per bene, proprio si ha difficoltà, un poco per Camorani, perché si vedono i tatuaggi, eccetera, ma già Tricarico è difficile dire quello è un giocatore, insomma, che hanno, sono persone educate, quindi disponibilissime, penso che se glielo diciamo, glielo dico io. Certo, e il punto di forza di Maiese qual è? Maiese è un brevilineo, come potete vedere, è un po' come Tedesco, cioè molto potente, ha un bel tiro, punta l'uomo, lo salta, veramente se, stando bene equivale Tedesco, stava per far saltare il banco in promozione. Vabbè, ma lui è un giocatore, ripeto, è stato sfortunato perché il ragazzo forse all'inizio non ha avuto allenatori, sì, buoni preparatori, eccetera, però rispetto alla sua forza fisica, alla sua tecnica, peccava un poco di tattica, diciamo, di discorso tecnico, sì, magari con... E stava crescendo anche da quel punto di vista, solamente poi ha avuto questo problema, questo ginocchio che si è portato, poi lo conosco il problema perché abbiamo seguito pure come struttura, come centro, quindi si è assottigliato questo crociato che poi... purtroppo ha dovuto operare, quindi ha interrotto proprio in una fase importantissima, però speriamo ancora, continuando a stare interregionale, è stato prestato anche per farlo giocare. Il contratto per l'anno prossimo. Vabbè, ma già è nostro, no. Ritorno è chiaro. Il successo, io ci ho scommesso tanto su lui, quindi il suo successo, la sua affermazione mi dà molta soddisfazione, quindi ci credo ancora, spero che possa recuperare in pieno fisicamente per dare tutte le potenzialità e tutto quello che può dare sia a Vallo che al calcio dilettantistico. È un giocatore che per la Serie D è sprecato se sta bene, e lo dico veramente con tutta quel poco modestia di quel poco di competenza tecnica che tengo. Ma a me mi sembra che questo sia il più bel regalo dopo il gol, no? Grazie, dovere. Questo perché per far capire in diretta TV il calcio che conta, quello vero. Bravo. Non quello gridato, a quel calcio gridato, vero Emanuele, che noi combattiamo. Bravo, di poche parole e tanti fatti il presidente Puglisi. Infatti, Sergio, ne approfitto per fare una domanda che la tengo qua al presidente. Noi lo conosciamo da anni, quando io, diciamo, ero uno dei capi ultras dell'Acropoli, di quei derby e fiere abbiamo avuto, ci siamo incontrati una volta sulla Cipestum, mi ricordo, mi ricordo questa cosa qua. Poi quell'anno che prestai i pulmini. Bravo, cioè, Ma è una voce che girava, è vero che lei voleva acquisire l'Acropoli? Era vicino, diciamo, o aveva pensato di venire ad Acropoli come presidente? Guarda, io ad Acropoli ho tantissimi amici, dipendenti che sono di Acropoli, quindi... anche la mia compagna attuale di Acropoli, quindi
che saluto, insomma, se ci sta seguendo per, via streaming, perché non so se... E quindi sono legatissimi ad Agropoli, ma come tanti vallesi sono legati ad Agropoli e tanti agropolesi sono legati a Vallo, perché poi al di là di questa rivalità calcistica c'è sempre stato, l'ho vissuto da calciatore, sì, però li vedevo prima, è come una stracittadina, è come nel piccolo Inter e Milan o Juve e Torino, insomma, questa... E c'è grosso dispiacere nel fatto che non ce la facciano giocare, cioè nel senso a porta aperte, perché, o ci mettono in giorni diversi, perché paradossalmente, cioè avere l'Agropoli, io ho fatto il presidente, avere l'Agropoli mi dà più successo alle casse societarie della Gelsio, perché nasce come l'interesse, stato, e viceversa per l'Agropoli, viceversa, e quindi ci aiutiamo a vicenda e poi abbiamo l'opportunità anche di vedere, non lo so, uno va a vedere l'Agropoli quando giocano le altre squadre, quindi a farsi anche una competenza, certo, sull'ambiente calcistico, sul girone. Per cui, avendo tutte queste amicizie, fui quando poi il compianto Di Luccio lasciò la squadra, in quel periodo particolare, anche perché mi onora anche l'amicizia del sindaco di Franco Alfieri, persona con la quale sono amico sia di partito che, ma prima di partito, insomma, come persona, ai tempi del compianto ingegnere Barrella, che era pure amico, come no, io ero consigliere provinciale di Forza Italia, è vero, era un fratello maggiore Peppo Barrella, per cui lo seguivo, sì, piccolo, lo ricordo bene, e quindi già da allora conosceva Franco Alfieri. E quindi fui con tutta la consapevolezza della difficoltà, perché cioè Agropoli è un po' diversa da Vallo, cioè mentre a Vallo la società è sempre nata con una cultura associazionistica, e cioè quindi noi partiamo sempre da una base di raccolta di 80-90 mila euro, cioè fissi, no? C'è la squadra, la Gelbiso per i vallesi, dal punto di vista, diciamo, della festa pagana, è paragonabile alla festa patronale, dal punto di vista della raccolta per il cantante o per... Quindi storicamente ci sono persone che si tassano di 200-300 euro, quindi la raccolta del singolo è sempre stata un'associazione, tutti sono sempre importanti, mentre l'Agropoli non è riuscita mai ad avere un assetto di questo tipo, ha avuto sempre da Canfora in poi, quello dell'olio, esatto, quello sì. Carmando, perfetto, e i Di Luccio, sempre persone, adesso il presidente Cerruti attuale, presidenti che hanno trainato, sì, vero, però senza riuscire a coinvolgere la popolazione appieno, per cui prima o poi crolla, se crolla il presidente, invece noi abbiamo costruito qualcosa, e lo dimostra il fatto che non sono sempre stato alla guida, abbiamo fatto sempre bene, c'è sempre stata un'alternanza. Sì, però io ho fatto domanda secca, lei ha pensato... E quindi capitò una volta che facemmo questa sinergia, però proprio perché io volevo impostare anche un ragionamento, perché io il pallone ho fatto questa premessa perché... Lo faccio nella mia città perché l'ho fatto prima. Però Agropoli, per quello che ti ho detto, cioè la considero anche Cilento, la considero anche Emilia. Ci ho pensato, abbiamo corteggiato un periodo per c'è stato il primo, ne parlammo pure. Lo dico sinceramente, ne parlammo e io dissi solo una cosa, che siccome non conoscevo bene l'ambiente, avrei preferito che Franco Crispino Biorem eccetera facesse il presidente, all'epoca era anche assessore, sì. Per cui decidemmo tutto questo, io andai a parlare pure con Santo Suosso, da questo punto di vista c'era anche Annunziata, sì. Chiaramente poi ce ne andammo, io andai a parlare con Bessi, che Annunziata già scomparve, cioè, sì. Fa sempre, lui voleva solo mettere qualche calciatore, è un amico per carità, scomparve, e poi la sera mi chiamò Franco Crispino dicendomi che non se la sentiva di fare questa cosa, allora io alzai le mani e dissi vabbè, non è cosa, perché chiaramente ci voleva troppo prima di essere un presidente, quindi, un grande intenditore di calcio, sì, non c'erano le possibilità, chiaro. E quindi dissi non è cosa, insomma. Domenica prossima invece ci sarà questa grande sfida tra il basket Agropoli e Scafati. Luca, come si annuncia questa vigilia? A proposito, tu sei tifoso del Toro o della Juve? Non posso considerarmi un vero tifoso, comunque essendo di famiglia juventina sono della Juve. Meglio così, sì. Calcio da... A parte gli scherzi. Voglio dire, come vivete questa vigilia contro Scafati? Perché all'andata l'avete vista un po' troppo intensa. O sì, no? Forse all'andata l'avevano tutti caricata come partita, l'avevamo caricata troppo, cioè avevamo messo un po' troppa pressione addosso, perché comunque noi venivamo da 7 vittorie consecutive. Loro pure, eravamo le 2 imbattute, ci giocavamo il primo posto, non so, magari tutte e due avevamo troppa pressione, alla fine
fuori casa, abbiamo cominciato male, abbiamo perso malamente. Adesso noi, cioè, siamo tranquillissimi, sicuramente sarà difficile, però siamo fiduciosi e ce la giochiamo comunque. Ecco, volevo lanciare un messaggio ai tifosi per domenica, Giacomo. Sicuramente, sicuramente, ma guarda, secondo me non c'è neanche bisogno di chiamarli. Loro ci sono stati vicini dall'inizio, dalla prima partita, e sono sicuro che continueranno a starci vicini. Ecco, come vivete invece voi il primato della Donata Venia? Domenica ha vinto in trasferta, e ormai a 6 punti dalla seconda, manca una sola vittoria per vincere il campionato. Noi tranquillissimi, anzi siamo contenti per loro, che stanno facendo un ottimo lavoro. Hanno, secondo me, un bellissimo progetto, che lavorano molto sui giovani, hanno preso anche ragazzi fuori dall'Italia. E, no, anzi, loro gli manca una vittoria e sono matematicamente promossi nella serie superiore. E niente, la viviamo proprio serenamente, anzi, complimenti a loro. Dei dirigenti, tu a chi sei affezionato di più? Fai finta che non ti sento. No, è indifferente, veramente. È diplomatico, sono tutti, no, è indifferente veramente, sono tutti super, molto pronti ad aiutarti, dal presidente, che è una persona veramente umile. Giulio Russo. Sì. Giulio Russo, a finire l'ultimo dirigente, guarda, che ci aiuta in ogni allenamento, qualsiasi problema. Cioè, anche Franco Di Sergio. Franco Di Sergio. Comunque sono tutti molto presenti. Esatto. Anche durante la settimana gli allenamenti ci seguono sempre, sono sempre lì a palazzetto, una grande famiglia alla fine. Luca, ma chi ti ha chiamato a te preferire da Agropoli? A me, cioè, io l'anno scorso ho fatto le finali nazionali Under 19 e a quelle finali è venuto a vedermi proprio a Paternoster. Lì io non lo conoscevo, mi ha contattato tramite il procuratore e mi ha parlato un po' di questa realtà di Agropoli, che aveva piacere comunque di avermi nella sua squadra, e me ne ha parlato bene. Io all'inizio ero un po' titubante, non tanto perché non mi piacesse, comunque non conoscevo niente, quindi solo per la distanza ero un po' titubante, però alla fine... No, no, ma non per quello. Però è proprio perché ero lontano, lontanissimo da casa, comunque i miei mi hanno sempre seguito tanto, e... però alla fine ho deciso insieme al procuratore e... ho fatto la scelta migliore fino adesso, secondo me. Quindi sei contento? Sì, sì, sono contentissimo. E quindi i dirigenti che sono davanti al video possono, ecco, incassare questa, ecco, questa cosa positiva. Vediamo come invece è andata nel girone I domenica scorsa di Serie D, rush finale della trasmissione con le immagini, i gol delle partite. Agropoli Noto, 2-2, Agragas Orlantina 5-0, Cavese Ragusa 3-0 a tavolino, Due Torri Città di Messina 0-1, Interreggio Vibonese 1-0, Rende Licata 3-0, Torre Cuso Gioiese 0-0, Savoia Battipagliese 5-1 giocata sabato, Pomigliano Montalto Fugo 2-0. La classifica: l'Agropoli non approfitta del passo falso della Battipagliese, Savoia 68 punti, ormai ha vinto il campionato, Agragas 59, Agropoli 49, Torre Cuso 48, Battipagliese 47, Cavese 45, Gioiese 44, Pomigliano 38, Interreggio 37, Noto 37, Montalto Fugo 36, Orlantina 34, Due Torri 30, Città di Messina 28, Rende 28, Vibonese 27, Licata 13 e Ragusa 2 punti. Se le cose fossero così a fine campionato, il Savoia avrebbe vinto il torneo, l'Agragas non andrebbe a fare il play-off con la Battipagliese, perché sono più di 9 punti, si giocherebbe il play off Agropoli-Torre Cuso. In questo momento però ricordiamo che la Battipagliese può recuperare nettamente il tempo perduto. Noi vediamo come ha perduto la Battipagliese sul campo del Savoia. Al mezz'ora, al 31esimo, Gera 4-0, è stato un Savoia straripante, quello che merita di vincere il campionato. Vediamo. Partiti in questo istante, Savoia batti Pagliese, è appena cominciata, non trema Magliellaro, lo scugnizzo di fuorigrotta che lancia adesso in avanti per Del Sorbo ancora per Carotenuto dentro per Scarpa, il tiro, rete,
Francesco! Scarpa! 1-0! Che prova ad allungare per Del Sorbo, ancora Del Sorbo, può allargare sulla destra per Tiscione, Tiscione prova il doppio passo, Tiscione in profondità per Carotenuto, Carotenuto allarga per Petricciolo sulla destra, Petricciolo si aggiusta il pallone, dentro non ci arriva Del Sorbo, la palla viene liberata ma c'è ancora Tiscione al limite, Tiscione può liberare il destro, rete! Rete! Tiscione! Tiscione! Per il Savoia, 26esimo, 2-0, in avanti ancora Del Sorbo, colpo di testa, Carotenuto, Carotenuto, rete! Del Sorbo per Carotenuto, 3-0, 26esimo minuto! De Liguori che è veramente ovunque, un po' come il suo compagno Gargiulo, una partita veramente perfetta fino a questo momento. Ancora Scarpa, vede Carotenuto, Carotenuto a spazio, Carotenuto, tiro! Carotenuto! Carotenuto! 4-0 in 31 minuti. De Liguori che rimpalla e il Savoia può uscire con Gargiulo, 3 contro 2. Ci sono al centro Del Sorbo, a sinistra Carotenuto, a destra c'è Tiscione servito, Carotenuto, dentro Tiscione! Sbaglia a porta vuota Tiscione, ha sbagliato a porta vuota. So che l'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo, infatti sì, primo tempo terminato qui allo Stadio Giro, 4-0 per il Savoia. Primo tempo da consegnare ai posteri per gli uomini di Feola. Vediamo Dionisa, prova ad entrare in area, Dionisa, calcio di rigore. Vediamo Olcese, segna Olcese, c'è quasi arrivato Maiellaro che ha indovinato alla sua destra. Gol della bandiera quindi per la Battipagliese, non vuole inferire, però attenzione c'è il cross di attenzione per Longo, Longo servito, ancora Longo, Longo e ancora Del Sorbo, ha servito Longo, cross di Petricciolo, petto di Del Sorbo per Fabio Longo che mette ancora le spalle di Bianco, 5-1 qui allo Stadio Giro. La buttata via e l'arbitro in questo momento sancisce la fine della partita, Savoia 5 Battipagliese 1. Davvero una partita straripante per il Savoia, la Battipagliese ha subito il dovere di riprendersi da questa sonora sconfitta, anche perché non può perdere posizione in vista dei playoff, che merita per la condotta che sta avendo per tutto il campionato, come il Savoia merita di vincere il campionato. Ora vediamo la partita dell'Acragas, come ha fatto una bella cinquina, vediamo. Pocherissimo dell'Acragas all'Esseneto contro l'Orlandina in lotta per la salvezza. I biancoazzurri, ieri in maglia rossa, hanno vinto 5-0 al termine di una partita dominata fin dal calcio d'inizio. La squadra di Angelo Galfano ha pagato a caro prezzo l'atteggiamento tattico fin troppo difensivo. Il 4-5-1 dell'Orlandina è stato facilmente scardinato dall'Acragas. Al secondo minuto Daniele Arena sfiora l'1-0 su punizione cross del fratello Nicola. Al minuto 12 ci prova Nicola Arena, para facile Scordino. L'Orlandina non tira mai in porta. Al 14esimo la formazione di Pino Rigoli in tribuna perché squalificato sblocca il derby siciliano. Bel gol di Giuseppe Savanarola. Nell'azione del gol si fanno male il portiere Scordino e il difensore Di Giovanni. Entrambi lasciano il campo per infortunio. Sotto di un gol l'Orlandina alza il baricentro alla ricerca del pari. Al minuto 27 punizione di capitano Privitera, Valenti para con qualche brivido. Al 35esimo altra chance per gli ospiti, angolo e testa di D'Angelo, para Valenti. L'Acragas continua a fare la partita con la missione di chiudere i conti. Al 38esimo arriva il 2-0, punizione di Nicola Arena e piattone vincente del fratello Daniele al primo gol con la maglia dell'Acragas. Il primo tempo non riserva altre emozioni. La ripresa è un predominio dell'Acragas. Al secondo minuto colpo di testa di Parisi parato da Caserta. L'Orlandina sembra più in palla rispetto al primo tempo. L'ex Gennaro Marasco si dà un grande affare, ma la difesa grigentina è insuperabile. Al 15esimo il 3-0. Andrea Saraniti calcia di sinistro e becca l'angolino. Caserta è battuto. Al 18esimo Saraniti sfiora il poker con un colpo di testa che termina di poco fuori. Poi ci prova anche il difensore Chiavaro, senza fortuna. L'Acragas non sazia, continua ad attaccare. Al 27esimo D'Angelo regala un calcio di rigore alla squadra di casa. Ferma la palla con la mano. Espulso il difensore. Penalty trasformato da Nicola Arena, 4-0. Poi dentro
Pellegrino, il capitano, torna in campo dopo due mesi di assenza per infortunio. Entra anche Nassi, che cerca il gol con caparbietà. Nel finale timbra la traversa e al 48esimo realizza il definitivo 5-0. I tre punti permettono all'Akragas di blindare ulteriormente il secondo posto. Per l'Orlandino la sconfitta pesante, che comunque non pregiudica il buon campionato fin qui svolto dalla formazione di Galfano, ad un passo dalla salvezza diretta. E invece allo Stadio Guariglia di Agropoli è finita 2-2 la partita tra l'Agropoli e il Noto, che è riuscita a fermare una squadra, l'Agropoli, che sta facendo un girone di ritorno davvero straordinario, se si considera che fino a ieri, le ultime 12 partite, l'Agropoli era prima in classifica e il Savoia era secondo, tenendo conto delle ultime 12 partite. Per cui dobbiamo dire che le paure della vigilia da parte del tecnico Pirozzi erano fondate, perché proprio alla vigilia, un'intervista rilasciata al sito dell'Agropoli, ha detto temo la stanchezza per i calciatori, probabilmente anche la reiterata assenza di Platone comincia a pesare troppo, perché viene da un infortunio, speriamo che possa entrare presto. Vediamo le immagini dello Stadio Guariglia di Agropoli. Pronti via, e Ragosta porta l'Agropoli in vantaggio con questo tiro a giro molto bello, dobbiamo dire. Ragosta è l'uomo in più dell'Agropoli. Poi subito la reazione del Noto, che mai si è dato per battuto in questa gara. C'è questa azione, diciamo, un po' pericolosa, e poi il raddoppio di D'Avanzo, che si trova sui piedi la palla del 2-0, e al 18esimo minuto l'Agropoli è in vantaggio per 2-0. Poi in netta posizione di fuorigioco, non se ne accorge il guardalinee, Conti, il capitano, riduce le distanze. Qui comincia un'altra partita, perché il Noto poi, dopo questo palo di D'Avanzo, riesce ad avere il pallino del gioco in mano e riesce sovente a mettere in difficoltà quella che è appunto la difesa dell'Agropoli, che comunque mai si è scomposta. Certo, Panini e Scognamiglio, che risultano essere tra i più bravi, in questa partita non sono stati perfetti. Quindi Tarallo va ad incornare, ma non trova la porta, e qui D'Avanzo fa tutto da solo e diciamo poteva essere il gol del 3-1 che fallisce. Quindi la formazione ospite va vicino al gol con questo tiro che scheggia la traversa, poi prenderà la traversa piena. L'Agropoli di tanto in tanto va anche alla conclusione. Poi Landolfi rientra dopo un'assenza di 3 mesi, durante la quale era stato ceduto all'Avellino, non ha passato le visite mediche ed è rimasto ad Agropoli. Quindi il Noto si fa vedere con questa traversa, presa proprio con una mezza sforbiciata, quindi esce D'Avanzo e Landolfi commette calcio di punizione e Conti pareggia il 2-2, proprio come aveva fatto l'agosto. Non c'è più il tempo per andare sul 3-2 e la gara finisce così 2-2, esultano i giocatori del Noto perché hanno davvero agguantato un punto importante. L'Agropoli vede frenata la corsa per il terzo posto, però ancora ha dei punti di vantaggio, sia su Torregoso che su Battipagliese. L'Agropoli attualmente è la squadra, secondo me, che gioca il calcio migliore in questo girone. Però è stanca, ripeto, anche se la Battipagliese... Può succedere, guarda, può succedere un pareggio in casa, ci può stare, però io, vedendo dalle immagini le occasioni le ha avute, loro hanno fatto un calcio piazzato bellissimo, quello ha trovato il jolly praticamente, D'Avanzo ha preso quell'incrocio dei pali, ha sbagliato l'altro gol, diciamo, il campo era pesante pure perché pioveva, ma l'Agropoli attualmente gioca a calcio. Poi guarda, mi dà vigore anche questa cosa, vedendo prima le immagini di Savoia e Battipagliese 4-0, quando dicevano il Savoia, l'Agropoli è la squadra che ha giocato meglio, pure là, noi siamo stati là, Sergio, caro Sergio. Per me l'Agropoli, secondo me, è una delle favorite per i playoff, che non credo neanche più nell'Agragas, secondo me è la favorita. Antonio, domenica scorsa il presidente dell'Agropoli ha aperto le porte, però non ha avuto il grande pubblico. L'ho avuto in questa partita? Non l'ha avuto in questa partita. Appunto. Evidentemente... E non si pagava il biglietto, lui ha fatto una provocazione. Evidentemente non tira, forse sarà il fatto di giocare di domenica. Quello è il problema. Non so se Maurizio e anche Emanuele sono d'accordo. Ormai il calcio, anche le televisioni, lo hanno un po' decentrato nei giorni della settimana. La domenica la gente vuole fare altro. Ma da premettere, cioè, faccio una battuta, cioè il Noto ha pareggiato come la Juventus con Pirlo, cioè, nel senso, con la stessa dose di fortuna. Non ti arrabbiare. No, cioè, no, cioè, no, ci mancherebbe. No, non penso sia un problema di domenica o di sabato.
sarebbe troppo facile, tante volte lo prendiamo come giustificazione, però spostiamo il sabato, e pure il sabato è difficoltoso perché non è la giornata del calcio, e poi la gente lavora pure di sabato. Però Maurizio, per esempio, è meno sentito, sì, ma bisognerebbe interrogarsi sul perché è poco sentito, sul perché c'è poco coinvolgimento. Siccome il calcio è anche un fenomeno sociale, cioè le società non devono dimenticare anche una strategia, tra virgolette, di marketing per far sì che la squadra, il paese la senta. Quindi oltre a investire sui giocatori, sulla squadra, sul team, perché l'Agropoli ha Cerruti, sono 2 anni che fa squadre per vincere il campionato, quindi impegnandoci molto economicamente. Del Torrecuso che ha impattato 0-0. Ma io su questo mi permetto di dissentire, perché il calcio di Serie A, per come è spalmato, ovviamente attira tantissimi tifosi, i quali stanno davanti alla televisione. La Serie B questo l'ha capito e si è tirato indietro di un giorno e gioca il sabato. Tant'è che gli spettatori in Serie B su 2 anni che aumentano non scendono. Il calcio minore, per attrarre spettatori nelle ore di competizione con la Serie A, dovrebbe fare un passo indietro e giocare negli spazi lasciati dalla Serie A, altrimenti non se ne esce. Chi vuoi che ad Agropoli o in qualunque altra città, in concomitanza con partite di squadre blasonate da Serie A, vada allo stadio? Non ci andrà, o quantomeno ce ne andrà una piccola parte. Bisogna studiare bene questo fenomeno e fare in modo che il calcio dilettantistico, o quantomeno il calcio da Serie D, anche da Lega Pro, trovi degli spazi diversi. Non puoi competere con una competizione che è quella di Serie A e con le televisioni che ovviamente lo spalmano durante la settimana e fanno sì che gli spettatori siano davanti al monitor. Tanto stiamo vedendo la partita tra Torrecuso e Gioiese, è finita con il punteggio di 0-0. Sta dicendo Maurizio? Questo è il problema, che all'inizio poteva esserci anche questo fenomeno, cioè con l'avvento del calcio televisivo, di tutte le partite, eccetera, eccetera. Abbiamo vissuto questo fenomeno, aveva un valore sostanziale giocare il sabato. Adesso che ormai la Serie A giocano 3 partite la domenica, 4 partite, poi tra posticipi, anticipi, serali, a mezzogiorno, quindi non puoi stare dietro a queste situazioni, per cui ha poco senso io farlo il sabato. Poi devo dirti la verità, io pure sono un tifosissimo, seguo l'Inter, seguo il calcio di Serie A, però questo overdose di calcio televisivo, cioè la gente ha pure voglia di uscire, insomma, di partecipare in maniera diretta a un evento calcistico, perché quello che dici tu è vero, che c'è in Serie A una presentazione più televisiva, però c'è una carenza di pubblico infatti, allo stadio, anche in Serie A. Infatti io parlo perché, di pubblico televisivo. Però vedi, voglio dire, nel calcio una partita come domenica, quando ci sono le motivazioni, quando c'è il coinvolgimento, c'erano 1000 persone alla partita interregionale. Anche il Taranto, che è una piazza grande, che se ne frega il tifoso del Taranto quando il Taranto lotta per vincere, della Juventus e dell'Inter? Se è tifoso del Taranto, del Cosenza, quello che dici tu può valere per la promozione, per la prima categoria, anche per l'eccellenza, ma quando vai gli Avellinesi, cioè, o la Salernitana, che si vede la Juventus? Cioè. Ma io in questo, permettimi Mori, io dico questo: la competizione, una Lega Pro o la Serie D, la deve fare alla Serie B, non alla Serie A. La Serie B si è ritagliato lo spazio del pomeriggio del sabato. Credo che quello spazio dovrebbe ritagliarsi anche la Serie D. Cioè entra in competizione a quel punto la Serie B, dove chi vuoi che vada a vedersi le partite di Serie B, se non interessato direttamente attraverso la squadra di riferimento. Negli anni 90 ci fu l'esperimento di far giocare la Serie D il sabato. Ricordo 2 campionati, l'Agropoli li fece la Serie B il sabato. Il basket non ha questo problema. No. Perché voi siete sempre col tutto esaurito, Sì, diciamo che sì, ma anche perché ormai il basket in televisione se ne vede ben poco. Però io solo voglio dire una cosa, secondo me, io do ragione al presidente, chi è appassionato a una squadra, ma può essere quarta serie, può essere serie B, Lega Pro, uno segue la propria squadra, a vedere, però sì, ormai, noi tutti quanti abbiamo una classica squadra di Serie A che facciamo il tifo, però se siamo legati ad esempio, sono anni che non vedo più l'Agropoli come prima, però prima per me non esisteva, ad esempio il Napoli andava a vedere un'eccezione, l'Agropoli l'ho seguito in tutti i campi, sono andato a vedere. Il problema però non l'avete centrato, ormai la domenica non è più il giorno deputato al calcio,
perché le televisioni hanno fatto una pubblicità per, ti fanno stare lunedì col calcio, martedì col calcio, mercoledì col calcio, giovedì col calcio, venerdì col calcio, sabato col calcio, la domenica la gente non ci va più a vedere la partita. Come mi dice sempre mia mamma a me, ogni volta che arrivo a casa, dove puoi girare? Calcio. Qualunque giorno, dice pure la domenica. Bravo, e allora la gente... Abbiamo ragione noi che le donne dicono, ma la domenica andatevene a vedere la partita, facciateci vedere. Cioè, ho ragione io. No. E noi abbiamo quasi terminato. Luca, domenica, quanti canestri prometti? No, non... Quante bombe da tre? No, non vorrei portarmi... Non vorrei portare sfiga dicendo pronostici, cioè, sono un po' superstizioso. Però, non lo chiedo nemmeno a Giacomo. Però cioè, promettiamo di comunque di dare cercare di dare il massimo e portarci a casa due punti fondamentali. Voi poi avete un bel pubblico femminile là, che viene a vedere il basket Agropoli. Sì, sì. C'è sempre stato, però quest'anno anche forse probabilmente... Sì, quest'anno... Quest'anno sicuramente, magari per come stiamo facendo, ci sono più, diciamo, appassionati, quindi stanno venendo più persone, stanno venendo anche più volentieri a vedere le partite. Certo. Giacomo, rispetto all'anno scorso, che cosa è cambiato? L'età del gruppo. No. Sì, l'età del gruppo. No, guarda, secondo me è cambiato molto anche il livello del campionato. In basso o in alto? In basso. Mi spiace dirlo, ma sì, è sceso il livello e secondo me noi siamo stati bravi a sfruttare questo momento per, appunto, per portarci in alto in classifica e cercare di fare il meglio possibile per questa piazza che se lo merita, perché a me raccontano, poi mi sono documentato. Se lo merita proprio, cioè ha fatto una scalata dalla Serie D fino ad arrivare ai giorni d'oggi a Serie B, che è proprio un lavoro eccezionale hanno fatto. Però diciamo che il campione che hanno espresso, che ha espresso questa squadra, oggi ha fatto un'altra squadra che si chiama Donato Avenia, che è un po' l'alter ego, l'alternativa, diciamo così. Sì, sì, hanno deciso di credere in un altro progetto insieme a un altro presidente, Ciro Ruggero, e avrà fatto i suoi conti, avrà visto che gli conveniva fare in quest'altra maniera e spero per lui, io non lo conosco di persona, giusto di vista, spero che lui, per lui che gli sia andata bene. Grazie dunque a Luca e a Giacomo, in bocca al lupo per questa grande partita che ci sarà domenica pomeriggio alle ore 18, Palazzetto dello Sport, intitolato ad Andrea Di Concilio, e spero che ti sia documentato tu su Di Concilio. Come no. Grande campione. Sia di calcio che di basket, esatto, precisiamo, tutti e due, bravissimo. Morto in incidente stradale mentre andava a giocare a basket, quindi una figura eccezionale. Grazie super. Ad Antonio Pesca. Grazie. Ad Emanuele Sicignano, a Maurizio Puglisi, che sarà ad Agropoli sabato 5 per la Battipagliese, Agropoli Battipagliese sabato 5 ore 17:30, diretta Rai Sport 1, però tu sarai al campo naturalmente. Con te però. Va benissimo, certo. Ci sarà anche Emanuele. Vabbè. Se non gioco. E sabato alle 5:30 giochi. Dio, se giochiamo fuori casa. Ah, non ce la fai. Sì, perché poi, come è noto, con la Battipagliese l'Agropoli ritornerà in diretta Rai dopo averlo fatto qui a Vallo della Lucania l'anno scorso. Con una sconfitta. Con una sconfitta. È sempre un derby. Manuele ha fatto bene a precisare. Manuele. Era fuori casa. Sì, però giocava fuori casa. Gioca in casa, quindi... Però Battipaglia, che noi abbiamo un grande seguito da Battipaglia, naturalmente prendono per buono le parole di Emanuele. Secondo me l'Agropoli attuale è difficile da battere per qualsiasi squadra. Ma la Battipagliese è una squadra, non vedere la partita di sabato scorso, perché la Battipagliese... Pensavo che fa un campionato a parte. Va poi un campionato a parte, ha ragione Emanuele, quindi... Non ci sono... Comunque non è un derby, perché il derby è Agropoli Cerbisi, no? Quindi... Battere la gente. Quello è un derby del Cilento, quello è un derby della Piana del Seno. No, il derby della Battipaglese è con le Bolitane. Esatto, poi battere per un Agropoli
noi agropolesi, perché battere la Gelbison è tutto un altro sapore rispetto a battere, certo, la Battipagliese. Proprio per la Gelbison battere la Gromoli, sicuramente, però. Diciamo che ci sono soddisfazioni diverse, perché battere la Battipagliese è sempre una grossa soddisfazione. Manuele vuole dire una cosa. Maglie. ho avuto sempre il piacere di poter battere la Gromoli, mai di essere sconfitto. Questo quindi dagli allievi fino a... Quindi Emanuele, quindi sabato prossimo, a casa. Diciamo che c'è un'altra coincidenza. Sabato giocano due squadre con delle maglie e il 24 ore dopo in Serie A le stesse maglie. No, ma giocano il 5. Ah, il 5 no, fra l'altro allora, dato che questa sera c'è stato un annuncio in diretta che tu tornerai l'anno prossimo a vestire la maglia della Gelbison, magari l'anno prossimo in una Coppa Italia la Gromoli può vendicarsi su di te o no? Sicuramente segnerà, come tutti i giovani amano sognare un gol alla Gromoli, no? Vabbè, l'anno prossimo finale di Coppa Italia Gromoli Gelbison 2-0 per la Gromoli all'andata, 2-1 con gol di Maiese, 2-1 con gol di Maiese, 90esimo gol in fuorigioco, mai. Grazie dunque ai nostri ospiti e a voi che ci avete sopportati fino a quest'ora, è abbastanza, sono le 11:23 circa. L'appuntamento è rinnovato a lunedì prossimo, quando parleremo più approfonditamente anche del futuro derby, che poi ci sarà il 5 aprile tra Gromoli e Battipagliese, in diretta Rai Sport 1, e soprattutto perché questa sera abbiamo indugiato su questa straordinaria e bellissima vittoria della Gelbison e di questa giornata di sport che a Vallo della Lucania ha vissuto per il grande pubblico, per la grande correttezza, per la vittoria che è stata roboante e che rimane sicuramente negli annali di una squadra che spesso ci regala grandi emozioni come la Gelbison. E naturalmente anche la presenza di Puglisi qui in studio lascia aperte grandi orizzonti per il futuro del calcio qui a Vallo, a dispetto di qui, diciamolo pure, su qualche giornale e da qualche parte dice che il titolo della Gelbison è in vendita. Questo non accadrà mai, vero Maurizio? Non si pensava proprio a una cosa del genere, quindi perché è stata un'indiscrezione da inciucio esterna, non certo all'interno né del presidente Noce né della società, insomma. Appunto. Poi tra l'altro il titolo è un'associazione, la Gelbison, quindi non può essere mai poi venuta. La squadra di Vallo, scusatemi un po', la squadra, no, di vabbè, ma non è Vallo. Proprio tecnicamente né possibile né assolutamente è stato qualcosa esterno alla società, non c'è proprio, anzi ho sentito Noce ha tutta la volontà di continuare, quindi di rafforzare la società e tutti insieme di fare adesso un progetto. Adesso stai facendo il politico, no, il politico. Io mi auspico, io ho sempre, mi rapporto sempre con fiducia rispetto a quello che dicono le persone. Quindi non ce l'ha espresso, ringraziato perché ha preso tanto la squadra all'ultimo momento, quindi è già rappresentato una salvezza la sua venuta all'inizio, perché altrimenti è arrivato un giorno prima dell'iscrizione per problemi. Adesso cerchiamo di incontrarci prima, di vederci tutti insieme per poter per la prima volta magari programmare questo quarto anno, che è molto difficile perché annullando la C2 pensa a quanti giocatori scenderanno anche di C1 nel campionato di Serie D, quindi sarà molto molto competitivo e quindi bisogna, avendo lo stesso budget se non qualcosa di meno, bisogna partire molto molto prima per avere dei vantaggi. Tu me lo insegni, cioè fermare già un allenatore a maggio, confermare dei giocatori e quindi sai, il giocatore prima dell'estate vuole trovare squadra, quindi i prezzi sono molto più bassi. Lo so, appunto. E quindi tu quando riesci a chiudere con un giocatore prima, insomma, riesci a ridurre il budget e a sceglierti giocatori di prima fascia che in quel momento, voglio dire, sono più disponibili. Mi fa piacere che tu hai chiosato così, che hai chiuso in questo modo la trasmissione. No, ma la Gelbison è una società forte, poi no, ha risorse sempre per risollevarsi. Perché hai lanciato un messaggio alla categoria della Serie D. Certo, sarà un campionato professionistico e difficilissimo. Perché quindi... no, anche per il modo in cui si fanno gli acquisti e nei momenti giusti. No, vabbè, ma realtà come l'Agropoli, come Vallo... No, cioè no, non... perché ultimamente... Tu pensa che per andare in C1 poi l'anno prossimo... vincendo il campionato ci vorrà una fideiussione di 800.000 euro, lo so, solo per partire, quindi è impossibile per Vallo. Può essere bello fare una sorpresa e fare un campionato vincente, ma non potremmo mai permetterci di lusso di fare l'azione. No, tu hai detto una cosa giusta e precisa, che io ho colto, come credo abbiano colto anche i nostri
telespettatori quando hai detto si comincia prima, si programma prima, certo. Si prendono i giocatori a basso costo, no, perché siamo abituati che in piazza Vittorio Veneto arrivano procuratori, portano 6-7 giocatori a 60, 70, 80 mila ad Agropoli, fanno i loro guadagni e poi abbiamo dei brocchi in campo. Questo io, qui, non è il caso di quest'anno, o meglio del giro di ritorno, ma è il caso del giro di andata, soprattutto quando venivano procuratori a destra e a manca e prendevano segni avanti di 30-40 mila euro, cosa che è insopportabile e che noi abbiamo combattuto e che è vero Manuele, combatteremo sempre perché ci piace il calcio di cui parla Maurizio e non il calcio di cui sono protagonisti persone vicino a Cerruti, non certo Cerruti che invece predica ad Agropoli un calcio migliore, un calcio professionistico, un calcio speriamo che ci piace. No, Cerruti rimarrà, speriamo che invece chi sta vicino non gli fa... Attualmente è l'unico che può fare calcio ad Agropoli. Calcio ad Agropoli, sono d'accordo con te. Attualmente è l'unico. Perché ad Agropoli sei una piazza di sanguisughe, spremono i presidenti e poi li fanno andare via. È stato con Tortoriello, è stato con Carmando, è stato con Serra, è stato con Acanfora, è stato con Barlotti, li hanno spremuti e poi li hanno fatti andare via. Qualcuno questo vizio se lo deve togliere ad Agropoli. Abbiamo chiuso così. Grazie per averci seguito. Grazie ai nostri ospiti. Buonasera. Grazie a tutti quanti voi. Buonanotte. Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante Calzature. Indossa la qualità. La tua giocata in tutta sicurezza da Barabba Games in via Moio 26 ad Agropoli.